Okay.
Io conosco un dirigente scolastico che è stato un'antemarcia che oggi è famoso, ma quando lo conobbi io non lo era, che è Salvatore Giuliano, preside dell'ormai celeberrimo Maiorana di Brindisi, il quale ebbe un pregio, un approccio giusto all'ETC, compiendo una correlazione tra mezzi, volontà e preparazione. L'approccio di Salvatore Giuliano ormai 7-8 anni fa fu: ereditata la scuola, chiedere ai docenti, facciamo una scommessa insieme? Sì, ma preside, non abbiamo i soldi. I soldi si trovano non solo, si trovano anche gli strumenti a prescindere dai soldi. La prima lavagna interattiva multimediale adottata dal Majorana era costituita da un piano in il Book in Progress, tante altre iniziative che le persone qui presenti che si occupano di scuola ben conoscono. C'era da parte dei docenti, di tutto il collegio docenti, la volontà di provare questa strada, di dire ok, ci mettiamo in gioco, rubiamo ore al nostro tempo libero per la preparazione, partiamo da un mezzo che è un mezzo che è abborracciato, per testare se effettivamente quello che noi possiamo fare attraverso l'utilizzo di queste tecnologie è un qualcosa che serve non tanto agli annali, ma serve agli studenti. Attenzione, io non vorrei che la moda dell'ITC si riducesse a una moda o a un'imposizione che non ha alcun riferimento con, da un lato, il miglioramento degli apprendimenti degli studenti, dall'altro con quelle che sono le effettive non solo capacità, ma anche volontà degli insegnanti. C'è chi come me è uno smanettone informatico, ma è molto démodé, odia, mi spiace il PowerPoint, perché a mio parere poi distrae l'attenzione, ma dipende veramente dalla qualità dell'oratore, qualità non in senso positivo o negativo, ma dai mezzi che lui ritiene di mettere a disposizione. Attenzione non al pantecnologismo. Io trovo molto, molto, molto utile, straordinariamente utile utilizzare supporti elettronici quando analizzo mezzi normativi. Quando devo leggere i sempiterni Promessi Sposi sarà perché sono vecchio, ma ho ancora la carta. Per cui ci deve essere anche da parte dei docenti un equilibrio nei mezzi che consenta non una sostituzione, ma un'aggiunzione. Il terzo e ultimo punto che voglio toccare è un punto che riguarda direttamente quella che è la presentazione dei corsi che si sono tenuti grazie a Polimi dell'iniziativa del MOOC. Io sono alle prese del motivo per cui purtroppo, come non mi è consueto, vi dovrò lasciare con tutti i provvedimenti annessi e connessi al corpo mistico dell'organico, per cui aggiornamento graduatorio di istituto, eccetera, 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 eccetera. Come alcuni di voi sapranno, perché come purtroppo è d'uso, le tabelle sono appena uscite apocrife su Tecnica della Scuola e su Orizzonte Scuola. C'è un riconoscimento delle certificazioni informatiche di ogni ordine e grado. Io ritengo che quella sia una materia dove occorre fare ordine. Le CDL di per sé non aggiunge e non toglie nulla alla capacità didattica di un docente. Noi dobbiamo metterci in testa che, come già è stato fatto per le certificazioni linguistiche, abbiamo bisogno, come il pane, di uno standard
relativo alla didattica, abbiamo bisogno come il pane che il Ministero si rifiuti, come già è capitato sulle certificazioni linguistiche, di cedere alle lobby, ma che individui sulla base di quegli standard e sulla base di un qualcosa da condividere con gli operatori dal lato università, ma gli operatori scuola che sanno effettivamente di cosa hanno bisogno dello svolgimento della loro attività, e dare a quei titoli, a quei punti, a quei titoli, a quelle competenze un effettivo e forte riconoscimento nell'ambito del riconoscimento più ampio della professionalità docente, che avviene, ahimè, anche purtroppo, questo è un paese basato sulle graduatorie, per i relativi punteggi. Altrimenti noi rischieremmo di introdurre anche in questo settore delicatissimo la stessa equazione che viene utilizzata in altri percorsi, cioè quanto costa, quanto impegno mi chiede, quanti punti mi dà. Noi dobbiamo ribaltare questa equazione e dire: questo corso, che è impegnativo, che magari è anche costoso, non solo mi dà dei punti e tanto, ma mi dà qualcosa che serve soprattutto ai ragazzi. Ultima questione: noi ispettori siamo una razza quasi in via di estinzione che ogni tanto ha qualche nuovo innesto. Non è possibile che l'impatto sull'ITC venga banalmente autovalutato e non anche valutato. Abbiamo bisogno, come il pane, di un qualcosa di esterno che ci aiuti a verificare non solo alla fine dei vari percorsi la preparazione dei docenti, e questo viene adeguatamente fatto dal Politecnico di Milano. Non parlo di altre università, noi in Lombardia abbiamo una realtà privilegiata perché altri utilizzano le nuove tecnologie sulla didattica e le utilizzano molto bene, ma anche di valutare qual è, se c'è, quanto positivo, quanto ha bisogno degli aggiustamenti, l'impatto sui ragazzi, perché altrimenti ancora una volta inseguiremmo una moda che, come diceva Leopardi, è sorella alla morte e non alla vita, in questo caso alla vita del nostro sistema di istruzione. Vi ringrazio. Siamo noi a ringraziare il professor Bruschi. Grazie davvero, un intervento molto centrato, molto perfettamente inserito e perfettamente dedicato a questa platea, perché questi sono veramente gli early adopters e quindi sono le persone giuste a cui rivolgere questo genere di appelli. Anche all'interno del Politecnico ovviamente molto si muove su questi temi. Per questo motivo abbiamo invitato e diamo il benvenuto al professor Mauro Santomauro, che è delegato del rettore proprio per la didattica e quindi è la persona giusta per portarvi il saluto dell'istituzione. Buon pomeriggio a tutti, mi dicono che ci sono delle persone che sono collegate, quindi lo rivolgo questo saluto non solo alle persone che sono qui in presenza, ma proprio nello spirito anche di quello che oggi andiamo a esaminare, anche coloro che stanno lontani. Innanzitutto mi scuso per i pochi minuti di ritardo, ma dato che non è la prima volta che do inizio a questo evento, l'ho fatto anche negli anni passati, sono andato direttamente nell'aula dove di solito si tiene questo evento, che è dall'altra parte. Ah, vedi. Abbiamo un'aula dove facciamo una premiazione di policultura. Bene, allora, solo due parole, innanzitutto di saluto da parte del rettore, il professor Domagnazzone, che mi ha delegato a portare appunto i suoi saluti. Oggi vengono assegnati i riconoscimenti a coloro che hanno terminato il percorso del DOL, il diploma online, negli anni 2011-2013. Ho guardato la distribuzione geografica, che è molto interessante perché i partecipanti sono distribuiti veramente in tutte le regioni italiane. E questo è possibile grazie a queste nuove tecnologie che permettono
di erogare della formazione, diciamo, con le stesse prestazioni e forse qualche volta anche con prestazioni migliori a persone che sono disseminate sul territorio e che hanno la possibilità di intervenire e aumentare la propria preparazione quando hanno il tempo libero. E tanto che tutte le persone che sono qui ovviamente lavorano e hanno degli obblighi a cui non possono sottrarsi, sarebbe altrimenti molto difficile riuscire a partecipare ad attività che insomma impegnano molte ore durante il percorso totale. Dicevo, la consegna di questi diplomi chiude un ciclo, nel senso che, come probabilmente sapete, da quest'anno, mi sembra, da quest'anno il DOL, diciamo, è salito di grado. D'ora in poi sarà un master universitario, quindi un percorso ancora più impegnativo, ma per questo motivo, diciamo, probabilmente ancora non più apprezzato da coloro che lo seguono. L'Ateneo è stato sempre vicino a questo tipo di attività e ha cercato di favorirlo nel modo in quanto era nelle proprie possibilità. Ad esempio, caso unico in tutti i, diciamo, 50-60 master che vengono fatti ogni anno, in cui è stata applicata una riduzione veramente all'osso delle tasse che il Politecnico, che l'Ateneo per i propri servizi prende su questo tipo di attività, proprio per il carattere, vorrei dire, sociale che ha, in quanto si rivolge a una platea di, chiamiamoli, studenti un pochino particolare, che sono in certo senso colleghi nostri, no? In quanto siamo tutti sotto. A questo proposito, ho portato qui al collega Paolo un DPIAN che mostra come l'attività che lui in questi anni ha svolto di proporre un percorso formativo con tecnologie molto innovative che fanno, che utilizzano delle tecnologie molto performanti e, diciamo, che non tutti sono in grado di gestire. Come dicevo, ho portato un DPIAN in cui un'istituzione che è molto vicina e che eroga dei master ad alto livello, dall'anno prossimo erogherà uno di questi master che si chiama FlexEnda, che è un MBA flessibile esattamente con questo tipo di modalità. Si rivolge a persone che come voi sono impegnate, questa volta non nel campo della scuola, ma nel campo delle aziende, delle industrie, che non possono seguire neanche con una regolarità settimanale delle attività che sono impegnative come quelle di un master e che quindi hanno la possibilità di completare la propria formazione attraverso questa molto interessante proprio su un argomento di grandissima attualità, che è quello dei MOOC, cioè dei corsi aperti messi a disposizione ormai da tempo dalle grandi università, e in questa direzione anche il Politecnico sta attuando e mettendo insieme alcuni di questi MOOC che saranno disponibili nei prossimi mesi. Vi ringrazio ancora di essere intervenuti e lascio la parola adesso al dottor Bruno. Grazie. Grazie mille. Il laboratorio HOC, come sapete, l'università italiana ha due anime, nel senso che da un lato si fa ricerca nei dipartimenti, dall'altro si fa la didattica nelle scuole. È incardinato nel Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria e nella Scuola di Ingegneria Industriale dell'Informazione.
Abbiamo qui il preside vicario della scuola, il professor Roberto Negrini, che come professor Santomauro è un amico di vecchia data del DOL, sempre presente in questi importanti appuntamenti, di vecchissima data del DOL, il quale vi dà il benvenuto. Approfitto, come giustamente mi ha ricordato il professor Santomauro, per fare un saluto anche a chi ci sta seguendo da casa, che appunto non è potuto essere qua con noi oggi. Ricordo anche a loro, se hanno domande, di scriverle, perché poi noi potremo eventualmente leggerle qua. Prego. Grazie. Io sì, vorrei ricordarvi. Grazie Aldo. Vorrei ricordarvi sì che in effetti la mia esperienza col DOL risale a quando il DOL è nato. Io allora ero prorettore, in particolare mi occupavo di Como e è nato lì. Non mi ricordo più quanti anni fa, ma avevo i capelli neri. No, scherzo, è impossibile. No, quello mai avuti, ho le gambe brutte. No, volevo salutare anch'io tutti voi, presenti a cari amici vicino e lontani, come diceva il mio coetaneo. Vorrei salutare tutti voi e ringraziarvi perché mi fate sempre il piacere di ricordarmi che la scuola italiana è viva e chi ci lavora ha voglia di lavorare. Ecco. Tutti noi docenti o in università o nelle scuole vediamo di pessima reputazione sui media, nulla di più sbagliato, noi siete qui a dimostrarcelo. Quindi vi ringrazio per questo, questa è la mia brevissima considerazione che però vi offro di tutto cuore. Vi offro anche una seconda considerazione. Prima ero seduto lì ad ascoltare il collega professor Bruschi e mi è venuta in mente una vignettina del New Yorker che a me piace moltissimo, è un giornale interessantissimo, e questa vignettina ritrae Lucifero che sta parlando con un suo stretto collaboratore e gli dice: vorrei rompere le scatole un po' a quelli che insegnano. Non è che abbiamo qualcuno capace di insegnargli PowerPoint. Me la giri però, professore. Sì, ok. Vedete, chiudo così, il mio compito sarà successivo come consegnatore, diciamo così, di diplomi, quindi vi ringrazio ancora per essere qui. Grazie mille al professor Negrini. Preparatevi per la foto di rito con lui dopo. E entriamo nel vivo del pomeriggio con il primo intervento da parte di Alison Maigret, la dottoressa Alison Maigret della direzione Sales and Marketing di Expo 2015 SPA. Inquadra tutto quanto ci siamo detti in parte stamattina, in parte questo pomeriggio. Un'altra cosa importante, mentre la mattina era riservata ai diplomati DOL, adesso sono arrivati un po' di alunni, quindi ex corsisti DOL che sono sopravvissuti all'esperienza e che abbiamo invitato a partecipare, do il benvenuto ovviamente anche a loro, e quindi insomma inquadriamo un po' il rapporto tra Expo, Policultura, Politecnico di Milano con la dottoressa Maigret. Grazie a tutti e grazie al dottor Paolini di avermi invitato a intervenire oggi. Allora, innanzitutto tengo a mettere le mani avanti e scusarmi con voi se mi scappa qualche errorino in italiano, essendo francese potrà perfettamente succedere. Dunque non pensate che Expo doveva proprio scegliere una francese, una persona che non si esprime bene in italiano per parlare ai docenti, me ne scuso con voi in anticipo. La scuola è molto importante per Expo Milano 2015. Il nostro progetto scuola è nato ormai un anno fa. È stato abbastanza complicato perché abbiamo cambiato nel frattempo tre ministri dell'istruzione, però è un mondo al quale vogliamo rivolgersi perché ci aiuterà a diffondere il nostro tema, che è un tema molto importante. Nutrire il pianeta, energia per la vita, è un tema molto sfidante che ha scelto l'Italia, che ha vinto la competizione internazionale vincendo l'esposizione universale. L'Italia era veramente il paese giusto per questa tematica.
e lo dice una francese, diciamo che la scuola è importantissima in quanto siete voi docenti. Tutto è legato al tema dell'alimentazione, sì, ma diciamo che il tema della sostenibilità è trasversale a tutto. Nutrire il pianeta Energia per la Vita risponde alla questione come fare per nutrire una popolazione mondiale in costante crescita senza creare danno al pianeta. Dunque la sostenibilità e le tecnologie ci aiutano in questo. Il messaggio che volevamo anche trasmettere era che è importante per noi anche la didattica nelle classi, il cambiamento che si sta operando adesso. Le nuove tecnologie sono importantissime per come dire, fare insegnamento oggi. Noi abbiamo dei partner tecnologici che ovviamente fanno parte di questo cambiamento e che ci seguono su questa operazione. Surfiamo un po' sull'onda dell'agenda digitale in questo. Il progetto scuola, come dicevo, è nato un anno fa, abbiamo siglato un accordo con il MIUR a dicembre del 2013, a conclusione di una fase pilota del nostro progetto che si è fatto a Monza. Da lì si è percorso un bel po' di strada. Il MIUR ha anche lanciato le linee guida su Expo per indicare qual era il nostro tema e le indicazioni. Abbiamo deciso di partire anche col Politecnico di Milano e con Policultura per il concorso nazionale e ovviamente anche abbiamo pensato il nostro progetto scuola, vi farei vedere un video che abbiamo realizzato. Non so se potete lanciare il video in oggetto. Come ci si prepara per una visita a Expo Milano 2015? Un primo aiuto può venire proprio da quello che potremmo definire il kit per insegnanti, reperibile nella sezione materiali sul sito internet. Più in particolare, consultando il documento categorie tematiche, si comprenderà che in Expo 2015 il tema nutrire il pianeta, energia per la vita, può essere approfondito e articolato in molti diversi percorsi didattici. Tali percorsi saranno concepiti in modo da toccare trasversalmente le materie scolastiche previste dalle indicazioni ministeriali. E grazie ai materiali multimediali resi disponibili sul sito internet di Expo, nell'area dedicata al mondo della scuola, interviste, presentazioni, video e molto altro, voi docenti potrete quindi costruire percorsi didattici interdisciplinari attraverso cui affrontare insieme ai vostri studenti perlomeno alcuni dei grandi temi affrontati da Expo Milano 2015. E per i più piccoli, non dimentichiamoci di Foodie, la mascotte di Expo Milano 2015. Imparerete a conoscerlo, è un tipo simpatico, saggio, amante dell'ambiente e della buona cucina. Se lo osserverete bene e da vicino, scoprirete che il suo volto è composto da una famiglia di 11 prodotti ortofrutticoli, ciascuno con una propria identità e una propria storia da raccontare.
Quando lo incontrerete sul sito, cliccateci sopra e così vedrete che in quella faccia multicolore si nasconde un intreccio di tradizioni e di prodotti che simboleggiano la sinergia tra i paesi e l'importanza della biodiversità. Inoltre, il portale dedicato alle scuole sarà collegato a una piattaforma di social reading che consentirà alla community composta dagli insegnanti che vorranno prendervi parte di confrontarsi sul lavoro svolto in classe. Ma ora analizziamo più da vicino l'opportunità degli itinerari tematici in Expo che, come vedrete, ne costituiscono uno degli aspetti più innovativi. Come si è detto, devono assolvere a tre funzioni principali. Affrontare il tema dell'esposizione generale da prospettive e angolazioni diverse, quella geopolitica, quella ecologica, quella scientifica e quella economica, consentire al visitatore di pianificare il proprio percorso sul sito internet prima di partire da casa e ottimizzare il tempo della visita allo scopo di massimizzare le opportunità di apprendimento, di interazione e anche di svago. Alcuni itinerari saranno appositamente pensati dagli esperti e dai curatori di Expo Milano 2015 per le scuole di diverso ordine e grado, ma la struttura del sito internet e i materiali multimediali consentiranno ai visitatori e soprattutto ai docenti di immaginare quanti più possibili itinerari alternativi, calibrati appositamente sugli interessi e sulle curiosità da soddisfare. Il tutto muovendosi trasversalmente sul sito prima e nell'esposizione poi, dalle aree tematiche, dove si spiega il tema di Expo, ai cluster, ove invece diversi paesi si confrontano su tematiche e storie comuni, avvalendosi anche delle preziose categorie tematiche. Storia dell'uomo, storie di cibo. Qui si racconta la storia dello sviluppo umano, nelle arti, nei mestieri, nelle tecniche di insediamento e nei commerci, senza peraltro trascurare la colonizzazione e lo sfruttamento. Il tutto però visto ripercorrendo l'evoluzione delle tecniche di coltivazione, di allevamento e di trasformazione e mutamento degli alimenti che via via hanno costituito la dieta degli individui. Abbondanza e privazione, il paradosso del contemporaneo. Qui i visitatori sono messi di fronte ad alcune stridenti contraddizioni relative al consumo e alla disponibilità di cibo. Nel mondo, infatti, alcuni milioni di persone soffrono di malnutrizione e fanno fatica a conquistarsi un accesso all'acqua potabile, mentre un numero sostanzialmente equivalente di individui soffre di patologie provocate da una eccessiva e scorretta alimentazione. Il futuro del cibo. Qui lo scopo è quello di introdurre il visitatore nel mondo della ricerca scientifica e delle più recenti tecnologie, ovvero di quelle conoscenze e di quegli strumenti con cui verranno ripensate le filiere agroalimentari del domani e con cui si cercherà di salvaguardare e certificare la qualità dei prodotti che arriveranno sulle nostre tavole. Cibo sostenibile, mondo equo. Qui si rimarca il significato e l'ambizione di Expo Milano 2015, ovvero quello di generare una piattaforma globale di informazione e di riflessione a partire dalla quale prospettare obiettivi e scelte utili e necessarie al fine di pianificare un futuro sostenibile per le generazioni che verranno. Dalla salvaguardia della biodiversità alla tutela di saperi, mestieri e tradizioni, tutte diverse, tutte importanti. Il gusto è conoscenza. Ovviamente nutrirsi è una pratica necessaria alla sopravvivenza e sicuramente può essere un'esperienza gradevole, perlomeno a volte. Ma qui si tratta di capire e osservare il come e il perché il piacere del palato costituisca addirittura uno strumento di conoscenza. Nei sapori e persino negli odori delle cucine internazionali si condensano infatti le storie di antiche tradizioni culturali e oltre che utili indizi per ricostruire le tappe fondamentali dell'evoluzione delle nostre consuetudini alimentari. A corredo di queste e altre attività dedicate in particolare alle scuole si aggiungono poi altri concorsi di natura didattica. Uno nazionale organizzato dal Politecnico di Milano, altri invece regionali organizzati dai rispettivi USR aperti a intere classi.
I vincitori avranno in premio un loro spazio di visibilità all'interno dell'esposizione durante i 6 mesi. Un ulteriore stimolo, questo, rivolto ai più giovani per impadronirsi, al fianco dei loro insegnanti, dei contenuti di Expo Milano 2015, nel modo più stimolante e più consapevole possibile. Oltre ai concorsi per le scuole, c'è anche la possibilità di proporre progetti che saranno riconosciuti come parte integrante del progetto Scuola Expo attraverso un'icona specificamente dedicata. Anche le università saranno partner attivi di Expo 2015, proponendo master su temi dell'esposizione e generando competizioni tra studenti di diversi atenei. Allora, questo è uno delle pillole, dei video che abbiamo realizzati, che ci servono adesso che abbiamo cominciato il nostro roadshow nazionale nelle varie USR d'Italia a comunicare agli insegnanti come partecipare ai vari concorsi. Come vi dicevo prima, incentiveremo molto la produzione dei laborati multimediali, in questo il Politecnico per questo ci è molto utile. Faranno anche insieme a noi dei MOOC di formazione per insegnare come produrre materiali multimediali. Questo è quanto, lascio la parola al dottor Polini. Grazie mille. Abbiamo adesso l'intervento per l'appunto del professor Paolini, che ci parlerà diffusamente del progetto Policultura Expo Milano 2015. Fagli partire le slide. Sì. Ecco il mouse. Serve anche la tastiera. Saluto di nuovo i presenti o quelli che c'erano stamattina, saluto per la prima volta quelli che sono arrivati dopo nel pomeriggio e saluto tutti i nostri partecipanti online. Ripeto una cosa che ho detto stamattina, noi vorremmo avere questo tipo di eventi d'ora in avanti sempre in versione mista, in presenza e online, perché sappiamo che chiedere agli insegnanti di spostarsi, fare un viaggio, ci deve avere un diploma, magari un'occasione, ma per tutti gli altri, diciamo, diventa troppo faticoso, per cui vorremmo, con l'aiuto di tutti, trasformare questo tipo di incontri in incontri misti, in presenza e online. Quindi saluto tutti, grazie per essere intervenuti. Io di fatto quello che faccio, creo un ponte tra Expo, Policultura Expo e l'argomento... Com'è? Non si sente male, eh? Creo un ponte tra Expo, Policultura Expo e MOOC, cioè arriveremo al così capiamo come mai poi abbiamo l'intervento specifico sui MOOC, che sono una delle novità che offriamo agli insegnanti della scuola italiana ed è anche fortemente, diciamo, uno degli stimoli è stato Expo, perché di fronte al tema come facciamo a mettere gli insegnanti in grado di partecipare, non potevamo certo pensare di far venire gli insegnanti di tutta Italia o forse dal resto del mondo qui a Milano per formarsi. Quindi parlo di Policultura Expo Milano 2015. Questa presentazione viene utilizzata anche in questo roadshow che in questo momento gira per l'Italia, organizzato dal MIUR, in cui noi, diciamo, alcuni di noi vanno a presentare questo Policultura Expo agli vari uffici scolastici regionali. Quindi invito tutti gli insegnanti presenti e online, in base alla loro regione, di segnalare l'USR che desiderano partecipare a quell'incontro, perché è molto importante per noi che ci siano a quegli incontri anche insegnanti che già conoscono l'argomento, sanno di cosa si parla e che ci possono fare da tramite verso gli altri insegnanti. Allora, digital storytelling a scuola per Expo. La cosa migliore è di far vedere alcuni esempi per capire di che stiamo parlando. Abbiamo fatto un progetto pilota quest'anno. Pilota in che senso? Pilota perché volevamo mettere a fuoco il modello e il taglio didattico. Allora, lo faccio per farvi vedere che dire di fare una didattica collegata a Expo può avere vari significati, cioè non c'è un solo modo di interpretarlo e può essere interpretato in vari modi. Per esempio, il primo esempio che vi faccio vedere, solo che il mouse non lo vedo, mi attivi tu direttamente il video. Diciamo, è una scuola primaria che affronta un argomento di carattere generale, cioè carattere generale vuol dire più che la specificità cercano di affrontare, di capire un tema. Questo qui è il tema dei pesticidi e dell'ambiente. Vediamo uno spezzone di quello che hanno fatto.
Questo viene da Loco Rotondo. Ma si può sapere di che cosa parli? Veleni, malattie, esclamò Musa. Però ora che mi ci fai pensare, spesso i contadini erano tristi e stanchi. E poi arrivavano dei piccoli aerei e spruzzavano delle sostanze magiche che poi mi hanno reso meravigliosa. Voi credo che tutti quelli che sono i nostri insegnanti di policultura lo sanno, per chi non conosce policultura, la narrazione in realtà è una narrazione interattiva. In concreto, per Expo sarà resa disponibile in formato interattivo, verrà trasformata anche in spezzoni video disponibili su YouTube, per cui sarà consultabile da YouTube, verrà costruita un'app in qualche modo, in modo che dal telefonino, dal tablet si possano leggere, più all'interno di Expo, non sappiamo come e dove, però diciamo si troverà il modo, in qualche modo saranno consultabili, associate probabilmente all'argomento o al padiglione nazionale di cui si riferiscono. L'altro esempio, quello che vediamo adesso, è un po' tipico scolastico, cioè il liceo classico è un'idea da scuola, diciamo, promessi e sposi e cibo, può venire in mente un liceo, però funziona, in realtà adesso lo spezzone è piccolo, vi incoraggio ad andarlo a vedere, vi assicuro che malgrado il titolo non sembri la cosa più interessante del mondo, è interessante, io non mi ricordavo che nei promessi sposi si parla di cibo, cioè non me lo ricordavo onestamente, per cui alla fine è interessante. Perché vi incoraggio ad andarla a vedere. Nei promessi sposi siamo invitati spesso alle tavole dei personaggi. Vediamo che il cibo dei poveri era poco e di scarso valore nutritivo. Non si può dire lo stesso di quello dei ricchi, che vengono presentati mentre sono impegnati in fastose consuetudini. Nel capitolo quinto, durante un banchetto nel palazzotto di Don Rodrigo, dopo aver brindato con dell'ottima vernaccia e aver mangiato della carne, il podestà afferma che la carestia non esiste ed è solo l'invenzione dell'avidità dei fornai. La verità invece è che vi è una gran disparità tra ricchi e poveri. Possiamo alla slide successiva? Ok. Adesso altri esempi, abbiamo nel pilota abbiamo fatto anche realizzare abbiamo proposto di farle in inglese. Allora, attenzione, in inglese in realtà è international, in che senso? Non è solo l'inglese. Abbiamo detto alle scuole sia italiane e alcune straniere, stai parlando al mondo, quindi la differenza non è solo che parli in inglese ma non italiano, ma devi renderti conto che il tuo pubblico è un pubblico mondiale, per cui non conosce. Cioè, dire i promessi sposi a un pubblico mondiale non funzionerebbe molto, perché probabilmente non l'hanno mai letto, forse non sanno nemmeno chi è Alessandro Manzoni. Quindi, diciamo, c'è un problema quindi di interculturalità. Allora, come vedete, gli spezzoni sono molto interessanti. Il primo è fatto da una scuola italiana in collaborazione con una scuola in Somalia. Faccio notare, se non capite bene quello che dite, che la ragazzina apparentemente non è esattamente entusiasta di mangiare della pasta italiana, che ci sta perché, diciamo, l'interculturalità c'è anche questo. Però è estremamente interessante l'esempio. Hi, my name is Ikra, and I am 7 years old. I taste Italian pasta with tomato and parmigiano cheese. But I don't want to taste that white sponge because I don't know it. It's very strange. Però diciamo, secondo me fa parte dello stile
cioè, secondo me anche didatticamente, non dire sempre tutti vanno bene, tutti, cioè, io lo trovo interessante come approccio anche in generale culturale, il coraggio di dire non sempre funziona tutto esattamente, no? Invece di dire che tutti siamo globalizzati e tutti siamo contenti, magari ogni tanto in un verso o nell'altro non siamo del tutto contenti, secondo me è carino. Quella successiva da Salerno è interessante perché hanno capito il discorso, quello che diciamo glocal, cioè racconto una tradizione locale, ma sanno che la stanno raccontando al mondo, quindi parlano di una ricetta tradizionale consapevoli che lo stanno raccontando al mondo, non ai loro vicini di casa. Quindi anche questo trovo un approccio culturale corretto. In steps into another unexplored reality, resembling a dream. Among the local products of the Amalfitis, we remember the handmade pasta, and in particular the ndumeri. The ndumeri is a type of pasta typical of Burundi, called this way by the housewives, because this pasta is soft. The original recipe of the ndumeri is very ancient. It seems to be of Roman origins, and it's traditionally prepared during the celebrations in honor of Saint Sosmina, the patron saint of Burundi. Didatticamente è interessante per il problema culturale che l'insegnante deve affrontare, stai raccontando le tue tradizioni a un pubblico che non ha i riferimenti che tu hai e quindi credo che aiuti a riflettere ai ragazzi, attenzione che i riferimenti che tu dai per scontati al di fuori del tuo ambiente in realtà non lo sono, quindi trovo didatticamente non banale il fatto di farlo international perché devi mettere più a fuoco quali sono i tuoi riferimenti impliciti che invece per il resto del mondo impliciti non sono. L'ultima abbiamo dal Belgio, abbiamo tolto l'audio perché diciamo come livello tecnico era troppo basso, non si sentiva, però possiamo vederla, il discorso in realtà è molto interessante, è un altro esempio di tradizione dal Belgio, la birra belga, le immagini sono molto carine, chiederemo alla scuola probabilmente di rifare l'audio in modo che sia usabile, quindi scorrono solo le immagini, immagini molto carine, che dire, si può anche affrontare, non so, immagino, piacere vedere la pubblicità dei pelati in Campania negli anni, cioè come veniva fatta negli anni 10, 20, 30, è un mondo, riferimenti culturali interessanti anche che unificano un po' il mondo, diciamo. Ok, quindi questi sono gli esempi, queste sono le narrazioni scolastiche per Policoltura. In sintesi, noi chiediamo a ogni classe di innanzitutto di fare un'attività didattica, quindi mi collego al discorso che diceva prima Ellison e che diceva il rappresentante dell'USR Lombardia, cioè devi fare un'attività didattica collegata a Expo, qualsiasi cosa questo voglia dire, magari perché rispondi al bando dell'USR Lombardia, rispondi al bando dell'USR Campania, USR Puglia, cioè qualsiasi sia la tua regione, fai un'attività didattica, noi diamo dei suggerimenti, localmente ci sono altri bandi, altri concorsi, va benissimo. Sulla base della tua attività didattica fai un racconto multimediale. Ora l'attività didattica potrebbe, in che senso? Potresti raccontare i risultati della tua attività, potresti raccontare l'attività stessa, potresti raccontare cosa hai imparato dall'attività, ci sono tanti modi per derivare un racconto multimediale. Realizzi il racconto multimediale con lo strumento Mille Una Storia che è realizzato dal Politecnico di Milano, lo sottoponi opzionale alla competizione, vogliamo, poi spieghiamo perché, per dire se vuoi partecipa al concorso, ma se non vuoi partecipare al concorso in senso vincere o perdere, ma vuoi partecipare all'attività, fallo pure. Cioè puoi anche dire io partecipo a Policoltura Expo, faccio una narrazione, verrà resa visibile comunque, anche se non vuoi concorrere. Questo lo dico chiaramente, sto parlando agli insegnanti, se uno ha una classe difficile, in condizioni difficili e non pensa che gli venga bene, lo faccia pure. Comunque è un'attività didattica, comunque imparano qualcosa, comunque funziona. Se poi vuole sottomettere al concorso bene, comunque la renderemo visibile, comunque farà parte dell'attività. In questo senso il termine concorso che dobbiamo usare per semplificare è un po' riduttivo, è un'attività nazionale, c'è anche una competizione, ma lo scopo non è solo la competizione. Finalisti e vincitori vengono premiati all'interno di Expo 2015, come diremo, quindi la cerimonia di premiazione di Policoltura non sarà in Aula S01, lo dico ma subito, sarà ad Expo, quindi mi raccomando, non solo l'aula, ma... bisogna andare adesso, bisogna andare là per fare la cerimonia di premiazione e tutti quanti i racconti però saranno resi visibili, sia che partecipiate al concorso che non partecipiate, sul portale, su YouTube, all'interno di Expo, cioè faremo in modo di rendere visibili
tutti i racconti realizzati. In questo senso tutti vincono, cioè tutti parteciperanno, in qualche modo tutti daranno il loro contributo ad Expo, questo è il senso. Per chi ci conosce è abbastanza ovvio, ma notiamo che il concorso di policultura, che non aveva il temi, diciamo, ma era realizza una storia multimediale, a oggi ha visto partecipare più di 30.000 studenti, più di 1.500 docenti, abbiamo chiamato lo strumento 1.001 storia, ma oggi con quest'anno abbiamo superato i 1.100, per cui diciamo siamo con quelli di quest'anno, abbiamo superato un obiettivo che ci sembrava incredibile, 1.001 storia da una scuola non ci sembrava nemmeno, quando diciamo anche all'estero lo diciamo, ci domandano se è vero, dice, questi sono italiani, magari il numero l'hanno inventato, li abbiamo. Era il 1.000 col significato di infinito. Esatto, 1.000 per dire sono 1.000, esatto. Okay. Tra l'altro, poi alla fine ricordatemi, vi chiederemo, vorremmo 1.000 contributi marketing da parte degli insegnanti. E diciamo nel progetto pilota abbiamo coinvolto più di 8 paesi, perché volevamo capire anche le difficoltà dell'interculturalità, diciamo il numero non è altissimo, ma era importante per noi fare. In generale tutta questa attività, devo dire, ha uno spessore internazionale, cioè lo ha per noi, ma secondo noi lo ha anche per gli insegnanti. Il numero di pubblicazioni scientifiche, c'è stato un intero progetto nazionale dedicato a capire il rapporto tra tecnologia e pedagogisti, nel senso che abbiamo detto prima, cioè è veramente pedagogia, in che senso pedagogia, dove sta la differenza, e abbiamo scoperto che ci sono delle differenze quasi sempre dovute all'insegnante più che alla tecnologia, però va bene, l'insegnante diciamo e la tecnologia, diciamo così, l'insegnante e la tecnologia fanno la differenza, la tecnologia da sola non fa nulla, però l'insegnante oggi senza tecnologia anche diciamo può avere dei problemi. Diamo dei riconoscimenti digitali a tutti gli insegnanti che partecipano, in questo senso gli attestati cartacei li diamo lo stesso, ma soprattutto diamo dei riconoscimenti che hanno un valore anche internazionale, per noi questo è significativo, cioè sono riconoscimenti digitali che in tutto il mondo si possono leggere e possono essere riconosciuti. Collaboriamo con la Society for Information Technology and Teacher Education, in particolare per il digital storytelling e per la didattica internazionale, quindi questa iniziativa è nota a livello mondiale, l'abbiamo appena presentata l'anno scorso, e con Expo stiamo sperando di realizzare una versione worldwide, cioè non solo pilota ma worldwide nel senso che ho detto prima, in inglese ma soprattutto con un taglio mondiale, perché i problemi di Expo non si possono, vanno affrontati localmente ma non si risolvono localmente, cioè non è che si risolve il problema di sostenibilità solo con la Lombardia o solo con la Sicilia, cioè, bisogna avere una prospettiva mondiale, quindi questo è un messaggio anche di contenuto che vogliamo veicolare. Questo è un esempio, non è il portale vero, ma questo è il portale di oggi, ma è un esempio di come potrebbe essere il portale di Policultura Expo una volta che l'abbiamo realizzato. La cosa più importante, dato il pubblico, ma anche nella sostanza, per quello che presentiamo nel roadshow, è supportare gli insegnanti. Noi abbiamo cominciato a fare il DOL perché a una serie di riunioni in cui eravamo quasi per sbaglio, abbiamo sentito molte volte dire gli insegnanti da domani devono fare, gli insegnanti oggi devono fare, gli insegnanti ieri dovevano fare, e il dubbio che ci è venuto era, ma gli insegnanti, qualcuno fa qualcosa perché gli insegnanti poi lo fa? Uno può anche dire, da domani l'insegnante parla in inglese o in indoamericano o in cinese, che probabilmente sarebbe utile, ok, da domani lo fa, come? Allora, per noi è molto importante, abbiamo discusso con Expo, supportare gli insegnanti, come? Prima di tutto contenuti, cioè vuol dire, oltre a quello che dà Expo, che è una visione globale, contenuti spendibili didatticamente, se vogliamo, quindi più vicini all'attività didattica. Allora, raccogliamo siti, documenti vari, soprattutto stiamo facendo interviste, e questo è un esempio di intervista, abbiamo intervistato 7 esperti, speriamo di arrivare circa 15, in cui si parlano di vari temi, cioè rendiamo la parola sviluppo sostenibile, se domandassi a voi in dettaglio cosa vuol dire, quali sono le problematiche, non so quanti di voi sarebbero preparati al di là di quello che si legge sulla stampa generalista, quindi cerchiamo di andare in più in profondità, di dare spunti agli insegnanti e a seconda del livello scolastico anche ai loro allievi su cosa vogliono dire le varie parole, biodiversità, risparmio energetico, distribuzione del cibo, eccetera. Sì.
Diciamo, questi, quindi le interviste ad esperti sono uno dei contenuti più significativi che noi pensiamo possano aiutare gli insegnanti nella loro attività. Il resto abbiamo detto, siti e documenti vari che stiamo raccogliendo anche con l'aiuto di ESPO e di altri soggetti. Poi i temi per attività didattiche. Allora, i temi ESPO ha la sua tematica, i suoi percorsi tematici. Noi parliamo qui di temi per la didattica. Temi per la didattica vuol dire, per esempio, questo sono uno degli esempi, per dire, puoi parlare di agricoltura, allora perché lo colleghiamo a degli spunti, vuol dire puoi guardare le tecniche di agricoltura, puoi guardare come è cambiato il paesaggio, puoi guardare gli aspetti socio-economici, cioè in concreto cosa puoi guardare se vuoi affrontare i temi di ESPO. Poi la tipologia di attività didattiche, che tipo di attività fai? Allora sappiamo che a scuola si fanno attività didattiche di vario genere. Ad esempio, noi crediamo una delle più interessanti possa essere la localizzazione, cioè racconta come un tema generale di ESPO si esplica nel tuo territorio, cioè biodiversità nel tuo territorio, che vuol dire? Distribuzione del cibo nel tuo territorio, che vuol dire? Questo per un motivo, la localizzazione funziona molto bene per interessare qualcun altro, cioè uno dice so cos'è la biodiversità ma non so cos'è la biodiversità in Sicilia o non so cos'è la biodiversità in Abruzzo, cioè non so quale sia il problema lì, per cui raccontare il proprio territorio funziona anche bene. Però questa è una delle nuove attività che abbiamo individuato come possibili. E poi, come avete visto, soprattutto facciamo degli incroci. Per esempio, se hai trovato una parte di intervista che ti interessa, diciamo in concreto, per esempio, potresti intervistare degli esperti dell'agricoltura della tua zona cercando di capire nella tua zona com'è cambiato il panorama, se c'è un problema di diversità. Oppure puoi visitare delle aziende agricole locali, vedere, cioè cerchiamo di coniugare contenuti con i temi e con le possibili attività. La cosa più importante, e abbiamo visto anche prima, è formazione degli insegnanti. Questo link per voi dollini non serve, diciamo per il resto d'Italia serve, è di dire formazione degli insegnanti è un tema complesso. Allora qui non possiamo, ESPO avviene l'anno prossimo, non è che possiamo dire a tutti gli insegnanti fai un master da qui al maggio 2015 perché non ci sono i tempi. Quindi, e qui ci colleghiamo al tema di oggi, i MOOC, cioè abbiamo creato di brutta forza, in questo momento dobbiamo fare velocemente creiamo dei package formativi agili, veloci, che l'insegnante può seguire, verranno offerti più volte nell'arco dell'anno, anzi sono già attivi, i primi due sono già attivi, in modo che gli insegnanti, o iniziando adesso, o iniziando a settembre, l'ultima data credo che abbiamo fissato sia iniziando a gennaio, possono comunque accelerare il loro percorso in modo che possano lavorare meglio per ESPO. In che senso? Un MOOC riguarda il digital storytelling. Se devi fare un racconto multimediale, se non l'hai mai fatto, è bene che ti attrezzi tu, in primo luogo te come insegnante. Libero vuol dire, se anche non volete fare Policultura ESPO, potete frequentarlo. Cioè, chiunque si può iscrivere e noi speriamo che si iscrivano in tanti, anche quelli che magari lo faranno tra 2 anni o 3 anni, cioè adesso non hanno voglia di farlo, ma diciamo nel futuro può servire. E anche questo è libero, didattica ed ESPO, cioè devi fare un'attività didattica connessa con ESPO, poi vediamo in che senso ti può essere utile. Fai il MOOC, diciamo, poi puoi decidere, fai Policultura ESPO, fai l'attività con lo SER Lombardia, fai diciamo l'attività con un altro ufficio scolastico regionale. L'ultimo è, stai lavorando per Policultura ESPO, allora è meglio se tu fai il MOOC, perché soprattutto incontrerai altri insegnanti che stanno facendo la tua attività e con loro ti puoi confrontare, ti puoi relazionare e puoi imparare. Questo è riservato a quelli che sono iscritti all'attività, perché non avrebbe senso altrimenti. Chiunque partecipa al MOOC riceve un attestato e può essere, diciamo, l'attestato a certe condizioni può essere convertito in crediti per il master. Per chi ha il master la cosa è irrilevante, o chi ha fatto il dollar non è rilevante. E comunque per chi ha fatto il DOL resta l'attestato, che è un attestato specifico. Per chi non ha fatto il DOL in seguito ci può pensare a dire questo può essere l'inizio di un'attività più strutturata. Questa alla fine insieme ai MOOC, anzi questa è parte di MOOC, è l'attività più rilevante, le comunità. Perché il tema di lavorare, fare didattica ESPO poi non è banale, ci sono molte complessità, ci sono molte
possibilità, bisogna confrontarsi con altri, ci si può relazionare con altri insegnanti, quindi noi creiamo delle comunità o solo per insegnanti o per insegnanti allievi. Per insegnanti allievi, per coloro che stanno lavorando a Policultura Expo. A che serve? Confrontarsi con altri, trovare partner. Se voi volete affrontare un tema e volete confrontare l'uso dell'acqua in Lombardia con quello in Sicilia, con quello in Abruzzo, questo è il posto dove trovate dei partner, trovate delle sponde o trovate altri che stanno affrontando lo stesso tema, magari non vi mettete d'accordo o comunque potete confrontarvi. Solo per insegnanti, per parlare di impostazione didattica, ognuno sta cerca di fare qualcosa, potete trovare altri insegnanti che stanno facendo un'attività didattica simile, quindi potete confrontarvi. Quindi noi crediamo che queste comunità siano un grande valore aggiunto, perché dovrebbero creare dei legami che non si esauriscono poi nel corso dell'anno, che in seguito hanno un valore, anche perché, come vedremo, noi speriamo che l'attività didattica Expo non duri un anno, ma duri un ciclo di vita abbastanza lungo. Visibilità dei risultati. Allora, ha dei pro e dei contro, dà dei stimoli, cioè al di là degli aspetti di vanità, però dà degli stimoli. Inutile dire, se una classe lavora, dovete spingere una classe a lavorare, il fatto di dire, alla fine quello che fai va su YouTube, va su un portale, sarà visibile in Expo, fa la differenza. Per cui diciamolo, va benissimo, diamo visibilità. Noi, per questo diciamo, anche se non partecipate al concorso, comunque completate qualcosa, completate un percorso, avete un racconto, verrà reso visibile in questi modi che voi vedete, e poi daremo insieme con Expo, studieremo grande diffusione alle cerimonie di premiazione, cioè sarà una delle cose di cui speriamo si colga in tutta Italia e magari nel mondo il senso che ci è venuta, le scuole hanno lavorato con Expo per Expo. La competizione non è una fiera delle vanità, ma dobbiamo riconoscere i meriti. Allora attenzione che qui, quello che anticipava prima la professoressa Di Blas, noi abbiamo deciso di conoscere separatamente in qualche modo gli aspetti didattici, cioè è fatta una grande attività didattica, magari il risultato multimediale non ti è venuto benissimo, ma chiaramente c'è una grande attività didattica. L'altro è la qualità comunicativa, hai fatto un bel racconto, un racconto che piace, un racconto che è attraente, e il terzo elemento è relazione a Expo, il tema, per come l'hai trattato, per come l'hai svolto, per quello che hai toccato, è significativo. Quindi vogliamo riconoscere separatamente gli elementi, poi li combineremo anche assieme. Per dire, anche se tu hai una classe difficile, non altamente performante, puoi fare un grande progetto didattico. Se hai un'idea per Expo estremamente innovativa, coraggiosa, che magari dà un risultato didattico meno di qualità, però il tema è coraggioso e bello, verrà riconosciuto. Quindi ogni insegnante può fare il tuning del progetto secondo la sua sensibilità, la sua situazione. Sappiamo dal passato che sicuramente queste attività coinvolgono gli allievi, ma non solo, c'è un impatto didattico significativo reale che riguarda l'atteggiamento degli allievi verso i temi, l'approfondimento, la media literacy, cioè la capacità comunicativa, abilità e competenze varie. Sappiamo che c'è un impatto didattico, quindi il tutto alla fine la didattica la si fa perché gli allievi poi ne abbiano un beneficio. Noi possiamo dire dagli anni passati sappiamo che l'impatto didattico c'è. L'impatto didattico non è uguale per tutti, dipende da come l'insegnante imposta l'attività, imposta il progetto, imposta il risultato. Non è che tutti ottengono lo stesso risultato, ognuno ottiene un risultato diverso a seconda della sua impostazione. Questo è il messaggio di fondo più importante, il tutto non finisce a maggio 2015, cioè c'è una legacy, e quindi questo investimento di approfondimento è fatto perché poi negli anni a venire questa cosa continui. Poi vedremo, noi come Politecnico vorremmo continuare Policultura Expo come canale di Policultura anche negli anni futuri, noi con il 2015 abbiamo finito. Io credo che maggio 2015 vada visto come un inizio e non come una chiusura. Chiaramente un momento cruciale di diffusione, di visibilità, ma da lì in poi la scuola italiana deve raccogliere questo tema e farlo suo. Questi sono i contatti e riferimenti, diciamo questo materiale poi pubblicato online, e quindi noi auguriamo che tutti voi, anzi diciamo ognuno di voi ci porti altri due partecipanti, così siamo arrivati già a un paio di 100. 200-300 che va bene. Quindi l'impegno che vi chiediamo: uno, partecipate; due, portate almeno altri due colleghi a partecipare, così abbiamo già fatto un primo nucleo di partecipazione. Grazie. Grazie mille. Nel frattempo, così una nota di colore: questa
che voi avete concluso è la 11ª edizione del DOL. E poco fa, tra, vi ho detto, sono arrivati un po' di alunni, sono degli alunni che risalgono credo alla prima, che sono Anna Rossini e Laura Pomoni, che da allora poi hanno fatto di tutto, hanno fatto di tutto, hanno seguito tutto il DOL. Allora, io ho l'onore e il piacere di presentare Michael Barbour, che ringrazio tantissimo di essere qui. Thank you very much for being here and accepting our invitation. Mettete le cuffie, questo è il momento di mettere le cuffie. Michael Barbour è uno dei più grandi esperti al mondo del tema che oggi trattiamo, cioè dei MOOC, Massive Online Open Courses. Leggo rapidamente la sua bio. Michael Barbour è direttore di studi dottorali presso il College of Education Isabel Farrington e assistente universitario presso l'Università del Sacro Cuore di Fairfield in Connecticut, dove insegna Instructional Technology, Qualitative Research Methodology, Educational Leadership, insomma, detto in termini più brevi, è un esperto di insegnamento e uso delle nuove tecnologie e ricerca qualitativa su che cosa avviene quando si mettono insieme insegnamento, apprendimento e tecnologie. Ha conseguito un dottorato in Instructional Technology presso l'Università della Georgia, dove credo abbia incontrato il nostro dear friend Thomas Reeves, when you were in the University of Georgia, right? Ok. Ecco, la sua ricerca, ed è la ragione per cui abbiamo chiesto a lui di essere qui oggi, perché la sua ricerca si focalizza principalmente sul design dell'apprendimento online per gli studenti fino ai 12 anni. Di MOOC si parla molto a livello universitario, un po' meno per gli studenti dei gradi inferiori, ma perché il pubblico siete voi, noi desideravamo un esperto che ci potesse parlare di questa fascia di età, cioè di una fascia di età inferiore al livello universitario. E un'ultima nota che mi ha colpito anche nella sua biografia: lui si interessa in particolare degli studenti delle zone rurali, quindi di coloro che proprio in origine sono stati più interessati dall'insegnamento remoto. Quindi accogliamo con un applauso Michael Barbour. Ah sì, just one little note, since in that, dal momento che nel titolo c'è scritto K-12, giustamente il professor Paolini potrebbe non essere noto a tutti, che significa dal kindergarten, quindi dalla scuola dell'infanzia, al 12° grado di scuola, contando proprio gli anni, quindi praticamente tutto il percorso scolastico. Quindi, esatto, quindi il suo intervento riguarda l'intero percorso scolastico precedente all'università. Grazie, thank you, sorry for... Well, thank you very much. I'm sure Aldo will hit me in the arm if I'm going too quickly for the translator. As Nicoletta mentioned, I'm Michael Barbour from Sacred Heart University, and I'm going to talk to you a little bit today about massive open online courses, or MOOCs. Now, it's actually interesting because this is my first time in Italy, but I actually have a strong Italian connection that seems to follow me wherever I go. I'm originally from Newfoundland, Canada, which is up there in the red. For those of you that aren't familiar, Newfoundland is the most easterly province of Canada. It has about 500,000 people living in it, even though it's roughly the size of Texas. So it's a large geographic area with a very small population. And in case you're wondering, if I look flustered up here, it has nothing to do with the content of the talk or anything. It's because 2 days ago in Newfoundland, we actually had 10 centimeters of snow. So 26 degrees Celsius like it is today. You know, something that I'm kind of unaccustomed to on a regular basis in the month of May. A couple of weeks in July, yeah, 26 works fine, but not on a regular basis. I began my teaching career actually in a small rural school in Bonavista called Discovery Collegiate. Now, the interesting thing about Discovery Collegiate, and I guess Newfoundland in general, is the fact that this is apparently where John Cabot was supposed to have landed, in Bonavista in 1497. Now, I was actually in my 20s before I actually learned this, but John Cabot actually wasn't his name. That was just what the British called him because he was sailing on behalf of the Queen, or actually the King, I think, at the time. As I'm sure everyone in the room knows, but I was, I think, 24 or 25 before I came to this knowledge. His actual name was Giovanni Cabato. So that was my first connection to Italy that I had. After finishing my doctoral program, I took a position at Wayne State University, which is in downtown Detroit. But
being a Canadian, I decided, you see kind of from the picture here, Detroit is just north of Windsor. Being a Canadian, I decided to move to Windsor because it was in Canada, and I thought that would be, you know, allow me the best of both worlds to work in the U.S. but live in the Canadian side of the border. Now, Windsor, I came to learn, also has a very large Italian population, a very vibrant Italian community, actually. And the main cultural center in the community is actually the Caboto Club. And sitting in front of the Caboto Club is this wonderful statue here of what looks to be a much older John Cabot than what or Giovanni Caboto than what we have in Newfoundland. Normally we have a Newfoundland who looks very young. Now, my current position, at least since August of this year, is actually at Sacred Heart University. And in preparing for this particular speech, I started to look to see if the university had any connections with England. And as it happens, not only does it have connections with the university, but it also has connections with Giovanni Caboto, because apparently the first study abroad program that the university established was with John Cabot University in Rome. So it seems throughout my life, regardless of where I've gone, Giovanni Caboto has been following me. So while I have no genealogical connection to Italy, and this is my first trip here, it seems like, you know, I'm coming to something that's quite familiar to me because of this. So anyway, I'm here today to talk a little bit about MOOCs. MOOCs have really become popular within the media in North America throughout the late part of 2011 and into 2012. In fact, they were so common in the media in 2012 that the New York Times in early November of 2012 actually said that this was the year of the MOOC, because it had become such a phenomenon, something that everyone in education was talking about, regardless if we were looking at the university environment or down in the primary and secondary environments. Now, in order to really understand how this came about and why it came on so sudden, you sort of have to understand a couple of steps that happened before it. One of which is the massive growth that we've seen just in online courses in North America in particular. So this is actually a report that Sloan C. have been doing, the Sloan Consortium, for the past, I think they're at 14 years now, the 2013 report. And what enrollment has increased on about the same trend as what the full-time or the total enrollment has. So you can see back when they started tracking this that there was about 2 million students that were enrolling in at least one online course at the university level. This past year, you can see that that number had increased to almost 7.5 million. You know, that's a significant growth. When you're looking at it as an overall percentage of total enrollment, the growth even looks more astounding is probably the best word. So if you go back 10 years ago, you'll see that the online enrollment as a total proportion of the overall enrollment was less than 10% of all students. Looking at it now, it's over 30%. So 10 years ago, 1 out of every 10 university students in the U.S. took an online course. Last year, it was 1 out of every 3. When you look at the overall growth that you see in online learning, while it varies from year to year, the interesting thing to note here is that it's always been in the positive. You know, so if you look at last year, for example, it was approximately 6% growth in the number of students taking online learning. You'll see, particularly in 2005, you had a really big growth, and that's when you see a lot of the universities actually, particularly a lot of the public universities,
started to notice online learning and see it as a viable alternative for their students. Because up until that point, in many respects, unless they were specialized universities, like some of the technical institutes, they were starting to see some drop in enrollment. So this was a way of actually recapturing some of those students. And when they went to an online environment, you can see the growth has increased significantly. Now, this is in the, that was in, sorry, in the university environment. When you look at the primary and secondary, the K-12 environment, you get to see a similar kind of growth. And it's one that a lot of people don't necessarily always realize that's occurring. For example, it was almost, well, 23 years ago, to be exact, that the first completely online school opened in the United States. It was a private school in California called Laurel Springs. The first full-time public school actually opened up in 1994. That's where you see the one here in California, Cyber School. When you see the term cyber, vedete il termine cyber school, scuola cibernetica, it refers to a full-time program. So those are kids that they don't go to a traditional physical brick-and-mortar school at all. They take all of their classes at home in an online environment. When you see the term virtual school, or it's oftentimes online school, it tends to mean a supplemental program. Those are programs where the kid actually goes to a physical school, but they might take one class online or two classes online because it might not be offered in their school, or they might have two classes that conflict in their schedule, so the only way they can take both of them is to take one in the classroom and one online. 1994 was also the first year that we had one of those supplemental schools. The first time anyone ever bothered to count how many students were actually involved in this would have been about 2001, when Tom Clark estimated that there were between 40 and 50,000 students that were taking one or more courses online. In case you're wondering, last year, depending upon whose estimate you actually looked at, the number would have ranged somewhere between 2 and 6 million students. And so if you just sort of timeline that out a bit, 2001, that's 13 years ago in terms of school years. You know, they had roughly 50,000 students. Last year they had at least 2 million students. You know, that's an exponential growth in that 12-year period. And in case you're wondering in terms of percentages, 50,000 students represents about a tenth of a percent of all students in the United States. 2 million students represents approximately 5% of all students. So one out of every 20, essentially. Oops. One thing I did forget to mention, in 2006, you'll see this one up here, the state of Michigan actually became the first state to require students to have an online learning experience in order to graduate from high school. As it stands right now, there are 5 of the 50 states that require students to either have some kind of online learning experience, in some cases take a complete online course as a graduation requirement. So if they don't do a course online, they can't graduate from high school. Again, when you're sort of looking at this growth, you get the two figures here. The top one, the one in orange, represents the full-time online enrollment for the primary and secondary. Arriviamo a parlare di primario e secondario. I just want to make sure you're caught up. Okay. And the bottom one represents the supplemental. La linea. So for the kids that have been going to school full-time online, as you can see, just in the last 5 years, there's been a growth of over 450%. For the students that are taking one or more classes to supplement their classroom-based learning, the growth has been approximately 230%. You know, those are significant numbers when you're looking at the number of students involved. Now, obviously, these are just U.S. numbers, but depending upon what country you're looking at, the numbers are very similar. I do an annual study every year in Canada looking at the growth of online learning. And in Canada, we have roughly the same numbers. It's 5.3% of the students. I do a lot of work with my colleagues in New England, or in New Zealand. In New Zealand, you're looking at about 3% of the students. Australia, you're looking at close to 7% of the students. South Korea is actually sort of a wonderful case study. They actually have a state-based online school that not only gets used for students taking online classes, but over the last 6 years, what's happened is a lot of teachers actually start using that content
in their classrooms to blend their classrooms. So they'll have their students completing some of the online course at night, have them come into the classroom the next day and actually able to do activities based upon the content that was provided by the state online school. In addition to the growth that we've seen in online learning, both in the university and in the primary secondary area, the other thing that happened in the U.S. that, I guess, pushed the notion of MOOCs was the advent of open courseware. And the first open courseware initiative that folks are familiar with in the higher ed environment or in the university environment was the MIT Open Courseware Initiative. Essentially, what MIT did back in 2009 was they decided that, you know, the real value of an MIT degree or an MIT education isn't the static content that we provide. The real value of the degree is the interaction that you have with MIT caliber faculty members. So they encouraged all of their faculty, and it wasn't something that happened overnight, but all of their faculty members eventually started adding all of their static content into an online course repository. And you can actually go to the ocw.mit.edu website now and actually review every single course that MIT offers. And you can see every bit of content that's in there. In fact, you can complete pretty much an entire MIT degree, except for you're not actually interacting with any of the MIT instructors, because that's where they see as being the value. Within the primary and secondary environment, or the K-12 environment, probably the best known open courseware initiative is the Khan Academy. The Khan Academy was first launched back in 2006. So we're actually closing in on actually its 10-year anniversary. It wasn't until 2009 that Sal Khan decided to actually quit his job as a financier and essentially launch the Khan Academy full-time. 2010 was when they'd finally got a lot of the venture capital that has really made it what we see today. But in terms of the number of users, they actually have almost 2 million subscribers. They have something like 40 million views a year. So, you know, you're seeing the use in this quite significantly. So you have these things that are happening within the North American environment, leading up to sort of the advent and popularization of MOOCs. You know, you've got this growth in online learning, you've got these initiatives that are putting a lot of static content online, and then MOOCs come along. Now, the acronym actually stands for, as you can see, their Massive Open Online Course. But depending upon who you ask, and for that matter, what their background is, it really will depend upon how they will describe it. You know, and you can see, particularly for those of you, and I apologize that the actual slide isn't, or none of the slides, I guess, are translated, but for those of you that are able to read English, you can get a sense as to some of the debate that you see within the MOOC community. You know, so just using the term, for example, open. You know, does that mean that all of the content is freely open and available, or does it mean that just it's an open registration where not the content isn't necessarily out there for everyone to see unless you actually register for it? Now, if you register for it, then it's free and available to everybody. You know, when you're looking at this notion of online, does that mean that you have to go through in some sort of timed sequence, or is it just available out there in the ethos for anybody to use at any time? You know, is there a start date and an end date associated with it, kind of thing? You know, so there are a lot of debates around it, and really a lot of those debates can be summed up in what side of this X and C divide you kind of are under. So when we talk about MOOCs, we will talk about X MOOCs and C MOOCs a lot. And those are sort of the two dividing lines, if you will. Now, CMOOCs are the original MOOCs, and I'll talk about those second, because I want to talk a little bit. Actually, no, I'll talk about them first now that I'm thinking about it. The C in CMOOC stands for connectivism. Now, connectivism is they coin it as a learning theory for the digital age. Essentially, it's a combination of organizational theory
learning theory, particularly constructivism and social cognitivism, and chaos, really, you know, in terms of chaos as a scientific theory. Basically, what connectivism believes is that learning must have some kind of end goal, you know, that there must be something that you're looking to achieve, ideally some kind of product you are looking to create, some kind of artifact, if you will. The actual learning occurs with when you have interaction with the more knowledgeable other. So for those of you that are familiar with Vygotskian learning theory, this is your zone of proximal development. You know, that I can learn as long as the knowledge is just within my reach. You know, if you think of it in terms of a video game, you know, if the video game is too easy, no one's going to play it because there's no challenge to it. If it's too difficult, no one is going to play it because they can't get anywhere. You know, video games are designed in such a way where progress in the video game is set up so that it's challenging enough, but at exactly that right time, the system provides you with exactly whatever it is that you need in order to move on to the next step. I'm not much of a gamer myself. I was when I was younger, so, you know, I used to think of it when I was young and played Super Mario Brothers. You know, every time, you know, that I was getting low on life or what have you, one of those big mushrooms would come out and it would give me the power-up that I needed to get to the end of the level. The zone of proximal development is very much like that. You know, that as you're getting to that point where you're starting to get frustrated with whatever it is you're learning, that some more knowledgeable other, and it doesn't necessarily have to be a person, you know, it could be an online video, it could be some interaction that you're having with a colleague, it could be a book, provides you with that missing piece that lets you get past whatever it is that was blocking you so that you can learn that material. And obviously, if learning is designed to be digital in nature, or learning designed to be connected in nature, where you need to interact with all of these other people, the digital age is wonderful for that. You know, if you think about the ability of things like Twitter and Facebook and YouTube to be able to interact and learn from people that, in all honesty, you've never met. You know, I was at lunch, I was talking with a couple of folks, and they had mentioned to me that the vast majority of you in this room, you know, you've completed an entire degree together, and most of you have never met each other before today. You know, that's the power of that sort of digital connected learning. So the connectivism MOOCs, or the CMOOCs, they're based upon that kind of ideal. How do we create an environment and create a course, if you will, that is based upon that sort of interactive learning? Now, the XMOOCs, they came along basically when the Americans started to get involved in it. And in typical American fashion, the first thing that they wanted to figure out is, okay, how can we standardize this so that we can set it up in such a way that we can make money off of it? You know, I mean, it really is the American way. You know, how can we, you know, get more of the almighty dollar in order to, you know, monetize this, if you will. So when we're looking at these two sort of environments, you can see here across the middle, you see the terms for MOOC, and then on the right-hand side, stage left, you've got your CMOOCs, and then on the other side, you've got your XMOOCs. And you can see sort of how they differentiate each of the terms. You know, so when you're looking at the XMOOCs, these are the ones that are put off by folks like Coursera and Udacity and edX, a lot of the companies that you hear involved with MOOCs. What they're looking at when they're thinking massive is they're looking at scalability. You know, how do we get more and more people pushed through these courses? Whereas the CMOOCs, they're not looking in terms of massive being the number of people involved. They're looking at the number of connections that are involved and the opportunity to make community. You know, so in the minds of folks that are involved with CMOOCs, you could have just as successful a MOOC with 30 or 40 people as you could with 500 or 600 people. It all depends upon the depth of connection that you're making. You know, and you can go through each of these, like I mentioned before, you know, with the open idea. The XMOOC folks are more along the lines of that the content is restricted, but you have the open enrollment aspect to it. Whereas the CMOOC folks, they are very big on, you know, everything is out there.
It's available to you regardless if you register for the course or not. In fact, most of the CMOOCs that are out there, including the ones I'll show you at the end, the content is still available and online, even though the courses have long since gone away. You know, so as you can see here, here are some of the sort of, I guess, the main differences. I'll take you through a couple of examples of each, or one example of each. So this is an example of an XMOOC. So these are the ones that are more sort of standardized, the ones that are set up by companies. This particular one is being done by the Friday Institute, which is a research think tank that's attached to North Carolina State University. This particular course was on digital learning and teaching. It was designed to essentially introduce educators, very much like yourselves, folks that, you know, are classroom teachers that may be interested in implementing digital learning in their own schools. So this is the sixth unit here. So they were actually looking at how does one make the transition between sort of, you know, traditional style teaching to more of a digital style teaching. And the first thing that you have to do when you go into the unit is you get a video. And this is how much of the XMOOC content is offered. Essentially, you go in and you watch a series of videos. Once you've watched the videos, then it actually usually requires you to do some kind of activity that is never graded. It's just something that is designed for you to do on your own, ideally for you to essentially teach yourself any content that the video didn't already teach you. Once you've done that, that activity or those activities, there's usually a discussion forum that's available to you. It's generally not monitored by any of the instructors because most of these XMOOCs tend to have thousands, some cases tens of thousands of people enrolled in them. So, you know, if I'm a teacher and I've got some 8,567 students, I'm not monitoring the discussion forum and responding to every single person that posts an entry there. You know, so these are all pretty much self-monitored, and what that means is that if you don't participate, there's really no negative to that in terms of your completion of the course. And then in great standardized models, in order to figure out if you learned anything, we've got to test it. And in the US, testing means standardized testing. You know, so the last thing that you would do is you would do a multiple choice test to determine whether or not you learned the content that you were supposed to learn. And then once you've gone through this process, you would go to on to the next unit, which would repeat the exact same kind of process. So if you've ever looked at any of the courses from Coursera or Udacity or Udemy, they all look roughly like this. You'll go in, there'll be a video or usually multiple videos that you'll watch. It'll take you through some self-paced activities that you would do on your own. Then you'll do a multiple choice quiz because that can be graded by the system. The instructor doesn't have to worry about grading that. And then you move on to the next one. Once you complete all of these, you're considered a successful completer, one of the few, as you'll see. CMOOCs, on the other hand, are a little bit different. And just sort of the messiness of this slide should sort of give you a sense of one of the big differences between CMOOCs and XMOOCs. As you can see, XMOOCs were very sort of linear in fashion. There was a regular pattern that you moved through, was predictable. In most cases, it was not necessarily the generation of knowledge or the generation of learning, but it was, well, it was a very behavioralist way of doing it. You know, you guys are sort of empty vessels, and I'm going to pour my knowledge into you. That was sort of the idea behind XMOOCs. CMOOCs are very different, because in the case of CMOOCs, what you have is you basically have a general goal. So that's where you start up here. And you'll usually have one or more facilitators that are designed to help you reach that goal. And by general goal, I mean a really broad goal. So this particular one here, which the image comes from Stephen Downs, and it was related to the Connectivism and Change MOOC that they ran back in 2007. I think it was 2007. And what you've got here essentially is, you know, you start off with your general goal. They've got a discussion forum up here and some other things that they run in Moodle. But once you get past that, you know, like they're using Facebook. They're using RSS so that they can run through like Technorati. They've got
Biogains in here. They've got Page Flakes in here. They've got Flickr in here. They've got Delicious in here. They've got SlideShare in here. You know, these are all Web 2.0 tools. And the reason that they're all in there, it's not that the instructor is doing all of this. In most cases, it's actually the students that are creating these things. You know, the Connectivism and Change MOOC was designed to look at how we can use the theory of connectivism, or this idea that we learn from connecting through each other in a digital way, how we can use that in our own teaching and learning. Now, just from that notion of the goal, you can tell that it's a very personalized goal. How I can use it in my own teaching and learning. I can't have an instructor that develops a bunch of videos and a couple of activities and a couple of multiple choice quizzes ahead of time that will allow me to achieve that kind of personalized goal. What needs to happen is that the instructors need to provide some kind of framework, and that's sort of the initial framework over here. They need to provide some basic training on how to use all of these tools across here. And then basically, they just kind of get out of the way. And they let those folks that are actually, you know, have a personal investment in wanting to learn these things and wanting to understand these things to push themselves. And some will do more so than others. You know, I've participated in a couple of these CMOOCs. I'll be perfectly honest with you. I've never done, I have never completed all of the activities that are available to me, largely in part because not all of them were of interest to me. I've completed the parts that were personally relevant to me. And that's perfectly acceptable within a CMOOC because the goal is to try to personalize it to what you want to get out of it. You know, and using all of these various tools to try to allow you to get there, if you will. You know, and all of these things are curated, usually using some form of tagging. You know, so in the case of the Connectivism and Change MOOC, what they actually used was they just used a hashtag. It was CCK08 because they were planning on running this every year. So you could go into any of these types of things and you could actually search that particular hashtag and you would find all of the content that was being generated for it. In fact, at the time, you could actually set up an RSS feed and pull in most of this so that you didn't have to go to all of these tools. You could just go to Google Reader or whatever RSS reader you wanted to use and pull all of these things in. So this is sort of the basic premise that they used when they were creating the Connectivism and Change MOOC that you see. You know, so they were using a variety of tools, but in terms of actually creating content, there was very... Aiuto! I think they've lost me. Are we back up again? All right, perfect. Another way of looking at this is to sort of look at what we're trying to accomplish when we're looking at these two types of MOOCs. And this is oriented sort of in the correct alignment here. So when it comes to CMOOCs, you're really trying to create networks. You're not trying to create content. You're just trying to essentially bring people together and allow them to use the tools that they're familiar with or the tools that they want to use personally to move towards some common goal that they're able to personalize themselves. Whereas the XMOOCs, they're really all about content. You know, they're about how can I transmit as much possible content to you in as short a period of time, in as standardized a way, in as scalable a way. Now, one of the things that they both share is this aspect of tasks. You know, in both cases, regardless if it's trying to achieve a personalized goal or trying to move you through a standard curriculum, both of them require you to complete some kinds of tasks.
So when you're looking at these, you know, the networked-based MOOCs are the MOOCs that are trying to, you know, move you through that network. You know, as I mentioned, the goal isn't so much towards content. It's not even really about skill acquisition. It's about essentially creating what a lot of people call that personal learning network, or that PLN, which is a term you may have come across in your own studies. You know, that, you know, essentially, how do I connect with folks, not just that are locally to me, not just that are at my own school, but that are on the other side of the world that are interested in doing the same kinds of things that I'm doing. In the case of the task-based MOOCs, and again, both XMOOCs and CMOOCs kind of share this particular one. This is where you're actually asking them to complete a series of activities. If it's an XMOOC, they'll usually call it an assignment. If it's a CMOOC, they'll usually use the term activity, because it's sort of a different kind of nature. You know, and in a lot of cases, there will be some static content that gets provided in these task-based MOOCs, but that static content tends to focus upon how to gain the skills to use the tools that you're going to need in order to complete the activity or to complete the assignment. It's usually not content related specifically to a topic. Usually the topic is personalized to yourself. One of the difficult parts, in all honesty, both with network-based MOOCs and task-based MOOCs, is, you know, how do we go about assessing these? You know, so if you had a task-based MOOC with a couple of thousand folks in it, you know, having an instructor come in and grade all of this becomes quite difficult. Which brings us to content MOOCs. Assessment is actually one of the things that content-based MOOCs or XMOOCs do very well, because it's all standardized. You know, those of you that are familiar with sort of any learning management system, regardless if it's Moodle or Blackboard and all of the ones that the MOOCs use, you know, the multiple choice quizzes that you can set up in these learning management systems, I mean, basically they're teacher proof. You go in, you put in the question, you put in the distractors and the correct answer, you identify which one is the correct one, and the students can go through and do it, and you don't have to worry about it anymore. It all automatically shows up in your grade book once the student completes it. You know, this is also one that I think folks in higher ed in the U.S., and for that matter, folks in the K-12 environment in the U.S. have gravitated to a bit, simply because it's something that's familiar to them. And also something that's easy to do. You know, if you think about the history of education, having someone stand, or in today in this case, sit in front of you and tell you about some particular topic is something that we do in education quite a bit. And we've done it for quite a long time. And essentially, the XMOOCs, or the content-based MOOCs, that's exactly what it is. It's somebody that has some expertise standing or sitting in front of a video camera and or, you know, narrating a PowerPoint that goes through. E che vi mette a disposizione questa esperienza che voi potete apprendere senza bisogno di testarla successivamente. Ora, questa settimana credo che qualcuno qui abbia voluto uccidermi, perché io ho cambiato tante volte e ogni volta ho mandato la mia presentazione nuova, però questo è qualcosa che diciamo ho aggiunto soltanto lo scorso giovedì. Pensiamo a George Simmons, una delle persone che è stato coinvolto effettivamente sin dall'inizio nell'organizzazione dei MOOC, il CMOOC di cui parlavo all'inizio, del connettivismo. George lavora nell'Università del Texas in questo momento, e una delle cose che sperimenteranno ben presto, entro quest'anno, è effettivamente un tentativo di apprendimento dei MOOC che contenga sia il formato XMOOCs che CMOOCs. Una sorta di ibrido con i CMOOCs, che si concentreranno sull'analitica dell'apprendimento, e credo che la fase sia prevista per il mese di ottobre, ma come potete vedere qui, quello che stanno cercando di fare in questo momento è proprio cercare di combinare, integrare i due aspetti di XMOOCs e CMOOCs. Quindi fondamentalmente che cosa succederà? Entrando nel corso, gli studenti, ok, qua è esattamente là dove punto ora, quindi entrando nel corso gli studenti dovranno scegliere
uno dei due MOOC per completare principalmente il loro percorso. Possono salire qua in alto e decidere che lavoreranno in una maniera più connettivista e quindi creeranno una serie di gruppi di interesse, aderiranno a gruppi di interesse per lavorare verso un obiettivo comune anche in gruppi più piccoli, oppure potranno scendere qua e preferire invece il contenuto più statico, quindi ci saranno i video, la parte standardizzata e tutti quei moduli che abbiamo già visto e che qui Giorgia ha cercato di riassumere nel formato più chiaramente disponibile per tutti. Ma in ogni caso, seguendo questi due percorsi, questi due formati, ovviamente gli studenti iniziano a trovare dei problemi, perché per esempio potrebbero iniziare ad avere bisogno di gruppi di interesse che li aiutino a superare quei problemi che possono trovare nel percorso. Ma anche quelli che avranno scelto il CMOOC, per esempio, potranno preferire un tipo di attività che in certe situazioni possa meglio svilupparsi a livello organico. Quindi, con un maggiore riferimento al contenuto rispetto a quello che era all'inizio, o un tipo di risoluzione più standardizzata che permetta di superare determinati momenti di impasse. Quindi, pur avendo fatto una scelta iniziale sul tipo di MOOC da seguire, alla fine il completamento del MOOC avviene anche con una fase proprio di ibridazione intermedia, dove i due tipi si possono tranquillamente integrare e sovrapporre. Sarà comunque molto bello vedere nel tempo cosa verrà fuori. Questo blocco qua sotto, per esempio, è proprio il blocco, la parte su cui il mio amico George punta molto, proprio con la creazione di un blog che deve essere molto vivace, che effettivamente punta molto a quella che è l'offerta. Questa è stata un po', diciamo, una panoramica di quello che sono i MOOCs, i due principali MOOCs, effettivamente, perché sono diversi, come sono strutturati, eccetera. Ma ci sono un paio di cose che decisamente vorrete considerate quando inizierete a pensare magari a partecipare a uno di questi MOOCs, oppure vorreste organizzarne e insegnare in uno di questi MOOCs. Arriviamo quindi a questa area, che è quella dei problemi potenziali che si possono incontrare. Ora, come potete vedere, qui abbiamo i due tipi di MOOCs, i CMOOCs qui in alto e tutta questa parte qua sotto, che invece è quella che riguarda come parte dell'esperienza ex-MOOCs, ok? Vedete quelle che sono le principali società che sono coinvolte, e vediamo delle società, perché con l'eccezione di edX, sono tutte società, sono queste quattro società molto famose. E quali sono i problemi che hanno incontrato prevalentemente? Hanno molto venture capital a disposizione e decisamente hanno capito che questo sarà un modo anche per poter fare soldi anche rapidamente. Come abbiamo già detto, negli Stati Uniti privatizzano qualunque cosa pur di fare soldi. Tutti gli ospedali, la sanità è un ottimo esempio, tutti gli ospedali sono ospedali privati, anche se sono gestiti dallo Stato, ma quando voi arrivate la prima cosa che vi dicono, anche se semplicemente vi siete avete una scheggia nella mano e dovete toglierla, ok, o ci dai $400 o hai l'assicurazione, perché altrimenti è finita qua, ok? Scegli tu che cosa vuoi fare. L'istruzione è uno dei pochi settori pubblici negli Stati Uniti che non è ancora stata privatizzata, ok? Ma sta iniziando a succedere qualcosa in questo senso. Ora, una delle cose che effettivamente creano interesse per tutte queste società è come facciamo a tirar fuori soldi da questa situazione? E uno dei grossi problemi è proprio legato al modello fondamentale della generazione di ricavato, ok? Ok, sono liberi e per questo sono open. Se io comincio a mettere una tassa di iscrizione non possono più essere open, perché magari vado a selezionare le persone che effettivamente possono avere accesso o meno a questi corsi. La maggior parte di queste società hanno iniziato come passo iniziale a organizzare, per esempio, qualcosa, una specie di tassa di iscrizione per, diciamo, certificare il corso, che ammonta tra i 15 e i $75. Ed è anche un modo per farlo accettare a livello non soltanto di crediti, a livello universitario. Ora stanno cercando tanti modi anche per risolvere in questo senso il problema. Però, parlando dei problemi dei MOOCs, uno delle grandi cose che rappresenta il potenziale dei MOOCs è proprio la democratizzazione. I MOOCs, per esempio,
hanno come loro caratteristica permettere a chiunque, qualunque angolo nel mondo, come è già successo per l'MIT per esempio, ma anche per molte altre istituzioni, persone in qualunque angolo del mondo di poter imparare. Ok, al momento però non è ancora proprio realizzata questa situazione. Se potete vedere questo, questo grafico, vedete come effettivamente non abbiamo ancora una vera democratizzazione. Da dove vengono prevalentemente gli studenti? Non è che vedete molto terzo mondo qua, non è che vedete molti paesi qua che non hanno, diciamo, un livello, un'infrastruttura universitaria che sia almeno decente. Guardate, sì, ce n'è qualcuno, certo, ma vediamo il Pakistan, per esempio, è uno di quelli che mi colpisce sempre, ma naturalmente sappiamo che l'infrastruttura dell'istruzione superiore là non è particolarmente solida, però abbiamo un 2,5% di iscrizioni effettivamente. Certo, sono iscrizioni, non sono persone che hanno completato il corso, però si sono iscritte. Io per esempio l'anno scorso io stesso mi sono iscritto a 17 di questi MOOCs, ma a 13 di questi non ho praticamente fatto il login, ok? Eppure sto in Canada, per cui non faccio parte decisamente di quella percentuale del 3,9% che è rappresentata qua per il Canada. Ma la cosa che salta effettivamente all'occhio è che circa il 60%, il 60% di queste persone vengono da tre paesi insieme, tre paesi che hanno ottime infrastrutture di istruzione superiore, decisamente. Quindi la mia domanda è: come accogliamo queste persone che sono deluse magari dal loro sistema universitario? Come facciamo ad accoglierle in questo nostro nuovo sistema? Ora, altri problemi ovviamente esistono, e quello che ho cercato di evitare, ma che non posso fare a meno di dirvi, è proprio il tasso di completamento dei corsi. Ora, ci sono un paio di studi effettivamente già esistenti che parlano dei livelli di partecipazione e di completamento dei MOOCs, ma è stato piuttosto interessante perché, per esempio, uno dei primi parlava specificamente di un corso con qualcosa come 30.000 iscritti, ma di quei 30.000 iscritti circa il 60% si sono, diciamo, impegnati a fare almeno qualcosina del corso. Quindi se guardiamo, sono praticamente 5.000 di quei 30.000 studenti che si sono iscritti, ma quei 5.000 non hanno mai fatto il login, quindi non hanno mai fatto assolutamente niente. E purtroppo è un dato effettivamente importante. Ok? Provate ad applicare questa, questa stessa percentuale, proporzione anche alla totalità. Magari qualcuno ha tentato semplicemente il primo quiz, ma poi si è fermato. Ok? Altri casi, avevamo corsi con 12.725 iscritti e soltanto 355 sono arrivati a sostenere l'esame finale. E io posso dire di essere stato uno di quelli che ha fatto tutto il percorso e sono arrivato all'esame finale, però ho conosciuto persone che pur essendo stati come me all'esame finale poi l'hanno fallito e devo dire che la delusione è stata molto molto forte. Però eccoci, Coursera decisamente è stato uno dei maggiori attori in questo senso, con un tentativo di completamento dei corsi particolarmente alti, però uno studio di Coller del 2012 ha detto che purtroppo con Coursera soltanto un massimo di un 10% degli studenti completava effettivamente il corso, ma poi conducendo un'analisi più sofisticata si è scoperto che il punto non era tanto se gli studenti completavano il corso oppure no, ma come frequentavano questo corso, come vi partecipavano, perché era quella la cosa importante. La maggior parte degli studenti riusciva a superare il primo compito assegnato, anche se poi magari non sono arrivati a finire effettivamente, ma questo è un dato importante, pensateci. Guardate qua, questo corso per esempio, il primo compito sarebbe proprio un quiz. Già arrivare a quel quiz, parlando in termini statistici, se noi arriviamo e superiamo quel primo test, arriveremo in buona proporzione anche a completare il nostro corso. Ok? Quindi il primo compito, il primo test di valutazione è quello che effettivamente ci permette di capire se l'investimento di tempo, soprattutto che abbiamo fatto, andrà a maturazione nel corso del completamento del corso, appunto. La maggior parte delle persone
considerano molto in questo senso, quindi io supero il primo passo, bene, allora ce la posso fare. L'altra cosa che effettivamente è importante nell'ambiente K-12 è che dobbiamo sempre tenere a mente la natura degli studenti che tendono a iscriversi ai corsi online. Questa citazione ha ben 15 anni, ma non solo descrive bene il tipo di discente adolescente, ma descrive anche bene chi avrà successo in ambiente online. Guardate i descrittori, parliamo di una persona altamente motivata, che sa organizzarsi, che sa disciplinarsi, che sa essere indipendente, sa leggere, scrivere bene, che è interessato o è particolarmente abile con la tecnologia. Vorrei dire che è abbastanza, non tanto l'adolescente tipico, ma sicuramente quell'adolescente tipico che ha successo con i corsi online, perché l'adolescente va a trovare effettivamente quel sostegno nel corso online. Pensate ai docenti, anche voi quando siete nelle vostre classi, voi avete degli standard che vi vengono dati dallo Stato per il tipo di corso che voi andate a insegnare. Bene, avete magari anche delle indicazioni a livello più provinciale, non soltanto a livello statale, o magari è lo Stato che decide quali sono i libri di testo che voi potete scegliere, certo vi danno delle opzioni, ma quelle sono. Ma una volta che avete tutto questo, non avete altro, perché siete voi che dovete strutturare quell'apprendimento, quel processo di apprendimento che i vostri studenti dovranno seguire, siete voi che deciderete quando fare una lezione, in che modo, quali attività associare, siete voi che strutturate il vostro apprendimento. Quando entrate in classe e fate fare tutto questo ai vostri studenti, il vostro ruolo è proprio quello del facilitatore. E quando gli studenti lavorano da sole, o magari voi volete che loro presentino il contenuto, voi li sostenete, guardandoli mentre spiegate, voi guardate la stanza e vedete quelle che sono le espressioni confuse, e quindi dovete cercare di mediare tutto quello che succede nella classe. Il problema che si pone ovviamente col corso online è che noi non possiamo farlo, perché non siete presenti fisicamente, ok? Quindi quello che succede è esattamente che l'insegnante, diciamo, deve coprire tutta una serie di ruoli diversi, e questo è tipicamente un ambiente integrativo. Io qui ho i miei studenti che si sono iscritti, come vedete, in 3 scuole diverse. In ciascuna di queste scuole hanno un insegnante locale, che è la F facilitatore, e poi naturalmente hanno anche un amministratore o un preside, un vicepreside, che è a livello di presenza online, di facilitazione online, e poi qua vedete quello che è l'insegnante, quello online. A quel punto, ovviamente, l'insegnante crea un corso che è stato creato e gestito esclusivamente dalla persona che lo dà, lo prepara, ma che non è fatta in funzione di chi sta dall'altra parte che deve apprendere, ok? Quindi c'è una questione di responsabilità che rimane confinata a chi dà l'insegnamento. Sono diversi quindi i tipi di insegnanti che devono essere coinvolti in questo tipo di ambiente, sia a livello di K-12 che superiore. Quindi serve un insegnante che crea, struttura il corso, serve un istruttore online che fa la lezione, che dà il contenuto, e poi c'è un altro insegnante che deve essere a livello proprio fisico di scuola, che magari non è un esperto della materia, ma che è responsabile per aiutare gli studenti a sviluppare quelle caratteristiche che gli permetteranno loro di diventare delle persone che apprendono in maniera indipendente. Questi 3 ruoli, quindi, quest'ultimo qua soprattutto, quello del facilitatore, questa persona, questo tecnico a scuola, rappresenta proprio la prima linea del sostegno allo studente ed è molto importante. L'ho detto perché alcuni degli esempi di MOOCs nell'ambiente K-12 di cui ho parlato, ora ve ne aggiungo ancora uno. Questo è digitale del 2012, è DigiFoot, con una serie di studenti della British Columbia, con Reno Roberts, che è un consulente del settore dell'istruzione, e sostanzialmente che cosa ha fatto?
lui ha strutturato il corso come un'attività co-curricolare su un periodo di 6 settimane. Lo scopo era insegnare agli studenti quale era l'impronta digitale di ciascuno di loro. Se voi probabilmente avete dei figli, l'avete notato, spesso loro non hanno ancora un filtro quando sono bambini su che cosa si può postare online e che cosa non si può postare. A 30-40 anni io posto molte cose che la versione di me a 13 anni ovviamente non si sognerebbe mai di postare, e viceversa anche naturalmente. Quindi in questo tipo specifico di corso la docente voleva effettivamente riuscire a insegnare a questi adolescenti a comprendere che quello che fanno online oggi li seguirà per tutta la vita. Poi che cosa ha fatto? Beyond Facebook, ha messo in atto Beyond Facebook, un MOOC totalmente diverso in questo caso, che è stato condotto nell'arco di 3 giorni, fatto come strutturato come un corso naturale in uno di quei centri di insegnamento a apprendimento a distanza, grazie a una scuola in Alberta, Canada. Quindi gli studenti per questi 3 giorni, effettivamente devo anche dire che gli studenti non venivano allontanati dalle classi, ma questo MOOC è stato condotto in un periodo di pausa degli studi. Ora, che cosa volevano fare? Questi tool a disposizione dei giovani d'oggi a livello digitale, come facciamo a usarli online per creare delle connessioni che abbiano un significato, connessioni che ci possano aiutare, connessioni che ci permetteranno di diventare non soltanto dei migliori studenti a scuola, ma anche delle persone più capaci di imparare da sé? Come creiamo questi network? Come imparo a fare qualche cosa? O se ho una domanda, invece di trascorrere mezz'ora, per esempio, a googolare per cercare di trovare una risposta o trovare un video, eccetera, eccetera, io mando semplicemente un tweet su Twitter e nell'arco di 10 minuti la mia rete mi dice quello di cui ho bisogno. Quindi come creo quel tipo di network, quel titolo di rete? Ora, per molti di noi, non sto dicendo niente di strano, ma per i ragazzi di 13, 14, 15 anni, essere in grado di iniziare a creare e a trovare quel tipo di rete è molto importante, perché è la fase in cui passano al livello dell'istruzione superiore. Il prossimo esempio è della Michigan Virtual University in partnership con la Kent State University, quello che era il K-12 teaching nel XXI secolo. E ricordo che Ferdig e Christy Tiash erano due persone fortemente coinvolte e proprio si sono concentrati su quello che era l'insegnante del XXI secolo. Essere un insegnante oggi non è la stessa cosa che essere un insegnante 20 anni fa, perché ci sono degli strumenti diversi che si possono usare. In questo MOOC effettivamente avevano 3 tipi di audience diverse. Questo è importante, è indicativo, perché certo, c'erano insegnanti, ma c'erano anche studenti del livello di istruzione superiore, perché erano studenti che erano interessati a diventare insegnanti, e addirittura c'era una terza audience che erano proprio gli studenti universitari che stavano imparando didattica. Ora, con l'eccezione quindi dei programmi specifici, tutte le forme di apprendimento, della pratica dell'insegnamento a scuola, non sono mai pratiche, neanche a livello universitario. Quindi, pur seguendo tanti corsi che sono assolutamente utili, la cosa più importante è riuscire sempre a crearsi una connessione, una comunità che permette a studenti, docenti e insegnanti in servizio di potersi mescolare e scambiarsi le idee. Dagli Stati Uniti, invece, un altro tipo di ex-MOOCs a livello di ambiente primario e secondario, a High Tech High. No, chiedo scusa, sono avanti di una slide. Questa è un'altra cosa importante per i docenti. Per esempio, come ripensiamo alla scuola e all'apprendimento oggi? Dobbiamo ristrutturare quello che noi stiamo passando, quello da cui noi stiamo pensando, perché dobbiamo effettivamente cambiare per adattarci a quello che è la nuova realtà del nostro mondo. Com'è la buona scuola di oggi? Com'è una buona istruzione oggi?
E poi questa nozione di come si può capire e mettere in atto un approfondimento maggiore dell'apprendimento. Ora, questo di cui vado a parlarvi ora è specificamente concentrato sugli studenti dell'ambiente K-12, per quelli che di voi non hanno familiarità con questo tipo di corso. Questi sono corsi a livello universitario, a cui possono però prendere parte anche studenti della scuola superiore all'inizio di maggio, di solito le prime due settimane di maggio, e in quelle situazioni gli studenti appunto partecipano della scuola superiore partecipano insieme a quelli dell'università e alla fine fanno proprio dei veri esami che poi sono delle attività integrative anche per la loro attività. Ora, una delle cose interessanti che è emersa da questo MOOC messo in atto non è stato soltanto l'interesse per il credito che si poteva acquisire, che già costituiva un credito per poi, una volta entrati in università, ma venivano effettivamente creati dei gruppi studenteschi a scuola che iniziavano a muoversi insieme attorno a un facilitatore fisico, esperto, tecnico a scuola che era presente con gli studenti mentre seguivano e completavano questo MOOC per fornire supporto. Questo è il primo, il prossimo mese terminerà questa esperienza, appunto si concluderà in giugno, quindi vedremo magari l'anno prossimo come andrà a finire. L'ultima cosa che vorrei sottolineare tra le domande è un resoconto che è stato scritto dalla Michigan Virtual Learning Institute, che è un centro di ricerca per la Michigan Virtual University. E ci stavamo chiedendo quali sono appunto questi MOOC e come possiamo fare un'offerta per gli insegnanti e gli studenti K12. Rick, l'autore, ha visto quattro potenzialità per i MOOC nell'ambito del K12. Uno di questi ha a che fare con gli studenti, altri indirettamente hanno a che fare con gli studenti e altri hanno a che fare con gli insegnanti. Il grande potenziale che ha visto è offrire delle opportunità di apprendimento aggiuntivo. Ad esempio, vi ho già fatto vedere qual era l'impronta digitale per avere dei crediti. Era qualcosa che gli studenti facevano per apprendere qualcosa in più di una materia. Ne abbiamo fatto anche l'esempio vi ho fatto della computer science, e questo era per gli studenti che non avevano un insegnante nella scuola qualificato per la computer science. E quindi questo gli ha permesso di implementare e di integrare la loro conoscenza rispetto a quello che riuscivano ad ottenere nella scuola. Un altro potenziale che ha visto Rick è stata l'opportunità di interazione a livello internazionale. Se vediamo da alcuni questi programmi, che non sono ancora stati applicati nell'ambiente K12, ma quantomeno nell'istruzione un pochino più avanzata, e che vediamo in molti paesi, vediamo che ci sono dei paesi che stanno utilizzando questi programmi, e vediamo però una grande varietà anche in questi paesi. Anche se 3 su 10 sono stati implementati dagli Stati Uniti, arrivano da diverse nazioni, stati degli Stati Uniti, quindi vediamo le interazioni tra persone che hanno un diverso background culturale e anche di conoscenza, e vediamo che queste interazioni tra gli studenti possono essere veramente utili e possono espandere la loro visione, il loro punto di vista. Probabilmente riusciremo ad avere dei grandi benefici anche dal potenziale che è legato agli insegnanti e al loro sviluppo didattico. Infatti, per quanto riguarda gli X-MOOCs, queste sono delle grandi opportunità per far sì che gli studenti apprendano qualcosa in più in un breve periodo di tempo legati ad una certa materia, e lo possono fare quando lo desiderano. Un altro potenziale è anche la capacità di creare una comunità globale di insegnanti, quindi una comunità di insegnanti che vanno al di là dello staff fisicamente presente nella scuola, e penso che sia un beneficio per qualsiasi apprendimento professionale che possiamo avere. Credo che questo sia tutto. Ci sono delle domande, probabilmente. Non so se avrò una risposta formale per tutti voi. In ogni caso cercherò di fare riferimento anche ai miei colleghi per riuscire a rispondere a tutte le vostre domande. Una cosa che vorrei sottolinearvi, mi spiace non averlo detto all'inizio, è che il mio sito internet è quello che vedete qui, www.michaelbarbour.com, troverete postate tutte le mie slide.
nella mia parte di presentazione, sarete in grado quindi di vedere tutti i contenuti che sono presenti nel mio sito, perciò se magari vi siete persi una slide o alcuni indirizzi sono tutti disponibili online, e se avete delle domande assolutamente sentitevi liberi di mandarmi un'email, utilizzate Google Translate, non vi preoccupate di dovermi mandare un'email in inglese. Grazie mille. Minchiaccia! Ah, che ha rallentato a un certo punto. Allora, direi, immagino che ci saranno delle domande per il professor Barbour. Credo che anche chi ci ha seguito in streaming abbia delle domande. Spero che sia vero, guardo Valentina e le dico, se ci sono domande, diamo per una volta la preminenza a chi ci sta seguendo da casa. La prima domanda è di qualcuno che arriva, che ci ha scritto via Twitter. Ci scrive Mafalda Baccaro, che vorrebbe sapere se in America esistono dei corsi online per bambini delle scuole elementari, quindi se esiste la formazione online, l'offerta formativa online per le scuole primarie. Yes, it does actually. Sì, esiste assolutamente. Ci sono dei corsi online full time per le scuole full time online, che è stata istituita sia dall'asilo fino alla classe dodicesima. Ho sempre fatto riferimento a questo insegnamento da casa, per così dire, perché gli studenti hanno accesso a dei contenuti multimediali online, al di là di questi contenuti ci sono degli insegnanti, e abbiamo dei contenuti 4-5 volte più grandi rispetto a quelli che abbiamo in una classe tradizionale. Il ruolo dell'insegnante è più quello di un tutor, di una sorta di supporto. Il ruolo dell'istruttore, dipende dai genitori. Quindi devono essere loro ad occuparsi del bambino che si deve sedere davanti al computer e deve guardare questo video più di una volta e deve completare questi quiz più di una volta. Quindi il genitore a casa è quello che si sta occupando del controllo. E se lo studente ha delle domande, magari non è che un bambino di 5 anni alza il telefono e chiede a una persona con cui non ha mai parlato, perché ha dei dubbi, chiederà al genitore che è vicino a lui. Quindi quello che facciamo nelle scuole online per full time, sia dall'asilo che nelle altre classi, è che per la maggior parte si tratta di un apprendimento a casa, avendo accesso ad un curriculum online. Abbiamo adesso un commento da parte del professor Paolini. Volevo creare un attimo un ponte tra quello che avevamo detto prima, Policultura Expo, e quello che abbiamo sentito adesso. Per quanto riguarda Policultura Expo e MOOC che stiamo iniziando, il Digital Storytelling per noi è un XMOOC, che avete visto un percorso abbastanza lineare, cioè noi abbiamo esperienza di Digital Storytelling a scuola, proponiamo per chi non l'ha mai fatto un corso di formazione che dia delle nozioni, faccia fare delle sperimentazioni, ma è abbastanza lineare, abbastanza definito. Il secondo corso, quello che riguarda la didattica ed Expo, che è più interessante dal punto di vista Expo, invece appartiene a quello che il Michael ha chiamato il percorso misto. Da un lato c'è una parte X, cioè spieghiamo un po' i temi di Expo, diamo le interviste, diamo del materiale da leggere, dall'altra invece proponiamo agli insegnanti definite un'attività didattica collegata ad Expo, diciamo per prova, cioè non è obbligato a farlo l'insegnante, però in quel caso abbiamo bisogno della comunità, perché non è che noi possiamo dire hai ragione, hai fatto bene, hai fatto male, perché non lo sappiamo. Vogliamo che gli insegnanti discutano tra loro del fatto, come si può migliorare, quali sono i problemi, cosa si può fare meglio, eccetera. Quindi del secondo tipo. Il terzo MOOC che propone per quelli che partecipano alla policultura un po' assomiglia a quel diagramma caotico che ha fatto vedere, cioè ognuno parli di quello che vuole e speriamo che vada bene, più o meno così. Quindi diciamo, siamo molto moderni, siamo in linea con quello che è stato detto, quindi ancora una volta non vi spaventate, venite e dateci una mano. Ok,
Se ci sono domande dalla sala o da chi ci sta seguendo online, là in fondo. Presentatevi magari un attimo giusto per individuarvi. Ok, io sono Paul Smith, docente di secondaria superiore qua a Milano. Posso fare domande in inglese, non so, poi traducete voi o traduco io, non importa. I'm interested in MOOC design. I'm not ready to design one yet, but I'm studying. What interests me in particular is the credibility. Okay, if you finish an ex-MOOC in America, what kind of value does that have? In a country like Italy, a lot of people I talk to just say, well, you know, an online course, what kind of a qualification is that? No one's going to even accept that, especially a MOOC. Okay, we all have our backpack full of Mozilla badges or whatever. But do employers actually rate the certificates that MOOCs, the ex-MOOCs give? What kind of status do they have in the business community, for example? The landscape in that environment is actually really changing on a day-to-day basis. What you're starting to see in the last 2 years is, since they've got these new certificates of completion aspects where you can pay that $50 or $75 and that you'll have certified that it was you who is taking this and that you're the one completing it, there's starting to be a little bit more acceptance. There are some states, for example, Florida, that have... Florida. Che stanno discutendo su come fornire delle credenziali per questi corsi, stanno cercando appunto di trovare una modalità per fornire dei crediti scolastici o dei crediti per le scuole superiori per gli studenti che sono riusciti a completare il MOOC con buoni risultati, però in realtà è ancora molto in atto. Lo stiamo vedendo nell'ambiente appunto dell'istruzione, possiamo vedere alcuni stati che lo vedono come una differenza potenziale, possono avere davvero una differenza, però all'interno della comunità lavorativa e operativa dipende da chi gestisce le società. Ci sono alcune società dove sono più tassate e quindi vi daranno più credito per completare i MOOC. Quello che stiamo cominciando a vedere in alcune aziende è che il completamento dei MOOC viene visto come un modo per avere uno sviluppo a livello professionale, quindi lo fanno fare al loro staff oppure viene subappaltato all'esterno per avere uno sviluppo professionale del proprio staff. Quindi una volta che si è riusciti ad avere un certo numero di badge, di distintivi, si può continuare ad ottenere dei crediti formativi per il prossimo anno, i prossimi 2 anni, e io penso che sia una cosa molto interessante, però varia molto da organizzazione ad organizzazione, non c'è una linea definita. Buonasera, Bertola Stefano. So, good afternoon, Bertola Stefano from Genoa. I have just finished the DOL course and I'm here to get my certificate. I'm a primary school teacher and I'm wondering one thing. Sia la formazione delle competenze, ma la formazione delle competenze comporta il famoso, quello che noi in Italia definiamo curriculum breve, cioè una scelta sensata dei contenuti con cui veicolare poi queste benedette competenze. Non si possono affrontare tutti i contenuti come si faceva una volta. Allora mi chiedo, potrebbero essere i MOOCs un'integrazione, nel senso che la didattica in classe deve essere una didattica laboratoriale e giocata sulle competenze, mentre i MOOCs potrebbero veicolare attraverso dei corsi online che agli studenti ai diversi livelli fai fare e li segui anche come docente, tutta una serie di contenuti. Potrebbe essere una sfida accettabile, sensata, o lei la ritiene del tutto fuori luogo?
No, actually, that we've sort of hit the nail on the head in terms of what is the, I think, greatest potential for MOOCs within the primary and secondary environment for students themselves. It's that idea of a supplement. You know, so if you've got a student, when you do, you mentioned you're a primary school teacher, so say you're doing a unit on the universe, and you've got students that, you know, are you know, studying the different planets and stuff like that, and you've got one student that shows a strong specific interest in grande interesse per questo argomento, e non sarebbe realistico credere che voi abbiate il tempo per essere in grado di andare nei dettagli e creare qualcosa di originale per quello studente specifico, perché magari domani ci sarà un altro studente e dopodomani un altro. Quindi avere l'opportunità di fruire di questi MOOCs, sapere che cosa c'è nel mondo. Ma se magari possiamo dire ai nostri studenti, se sei molto interessato a questo, posso trovarti qualcosa che puoi leggere, che puoi guardare, che specificatamente è legato al tuo interesse. Possiamo dargli una sorta di integrazione di conoscenza, al di là di quello che ci viene richiesto di fare nelle scuole, perché sicuramente gli altri studenti potrebbero non essere interessati così tanto. Questo credo sia un grande potenziale, una grande opportunità. Faccio un commento velocissimo, cioè questa coppia domanda-risposta mi ha fatto venire in mente che potrebbe essere un perfetto punto d'incontro tra la modalità della flipped classroom e i MOOC. E nel frattempo chiedo a Valentina se c'è qualche domanda ancora. Ok, quindi. Un'altra domanda da quelli che ci seguono in streaming è se è possibile e in che modo se si può includere un MOOC nella didattica tradizionale. Sì, ok. Un'altra domanda è che attenzione c'è all'accessibilità, però non ho capito il contesto, se è nei corsi online o nello specifico nei corsi online americani o nello specifico nel MOOC, perciò se può fare una panoramica sull'attenzione all'accessibilità in America e nei MOOC. Sì. Guardando la prima domanda, quindi come possiamo integrare i MOOCs nell'ambiente tradizionale, io penso che quello che ci hai spiegato come Flipped Classroom Model è assolutamente positivo. Onestamente, credo che sia uno degli esempi migliori che abbiamo visto, e uno arriva dal sud della Corea. Circa 10 anni fa, un decennio fa, una delle cose che è successa nel sud della Corea, proprio perché è una società molto basata sui test, gli studenti devono fare dei test per riuscire ad avere l'istruzione primaria, devono fare un test per capire qual è il livello di classe a cui parteciperanno, se quando poi dovranno andare alla scuola superiore faranno un altro test per capire quale tipo di scuola superiore potranno fare, poi dovranno fare un test per partecipare all'università e capiranno a quale università potranno partecipare. Quindi quello che sta succedendo è che ci sono delle famiglie che spendono 2/3 del loro reddito per avere delle lezioni private, dei tutor privati, in modo che i propri figli riescano ad andare nella giusta scuola primaria, nella giusta scuola superiore e anche nella giusta università per la loro carriera. In questo modo si crea una società in cui coloro che hanno i mezzi economici riescono ad avere un livello di istruzione, un certo livello di opportunità, e coloro che invece hanno un inferiore livello di disponibilità economica hanno un inferiore livello di istruzione. In questo modo il governo ha deciso di fare qualcosa a riguardo e hanno creato quello che hanno chiamato un cyber learning system, ossia un sistema dove prendono ogni singolo corso dall'asilo fino alla 12ª classe e inseriscono online tutti i contenuti. Poi assumono centinaia o migliaia di tutor in tutto il paese che devono essere dei tutor online per questi studenti. In questo modo gli studenti possono accedere al materiale online, possono fare il corso online, avranno accesso a questi tutor online. In questo modo gli diamo la disponibilità di accedere a un tutoraggio di alta qualità,
Quindi in questo modo non vuol dire che facendo un corso online avremo un livello più basso di istruzione. Quello che sta succedendo negli ultimi 5 anni è che, visto che così tanti studenti stanno utilizzando questo sistema, ora gli insegnanti stanno dicendo: ok, vedo che gli studenti hanno completato queste 3 unità e so che non devo più insegnargli questi contenuti perché l'hanno già fatto. In questo modo riusciamo a creare dei progetti più interattivi. Magari io come insegnante posso rendere l'apprendimento nella classe più coinvolgente perché so che i miei studenti stanno utilizzando questo sistema a casa. Stiamo quindi unendo questi corsi online insieme alle lezioni tradizionali in classe. Questo vuol dire che abbiamo dei contenuti online molto qualificati, però abbiamo anche un esempio bellissimo di come un governo può aiutare a può essere in grado quindi di riconoscere un problema esistente e può fornire una opportunità, una soluzione per l'istruzione. E in questo modo possiamo avere una struttura dei corsi assolutamente funzionale. La seconda domanda quindi era legata all'accessibilità. Questa è un'area che negli studenti online abbiamo delle difficoltà, stiamo ancora lottando per quanto riguarda gli studenti online. Se guardiamo ad esempio solo gli Stati Uniti, ci sono alcune legislazioni che determinano, o forse per meglio dire regolano l'accessibilità, le questioni legate all'accessibilità. Una ad esempio è la legge per le persone con disabilità, e l'altro invece è legato appunto, come dicevo, alle leggi per le persone con disabilità. Abbiamo avuto un paio di corsi di scuola secondaria, avevamo un corso online, credo nella Pennsylvania, e abbiamo scoperto che c'erano 700 violazioni sia delle leggi legate alle persone con disabilità in questi corsi online, quindi non erano così accessibili per 700 motivi diversi. Questo è un motivo di problema legato all'accessibilità. Questa è un'area in cui stiamo ancora lottando. La tecnologia ha sicuramente il potenziale di mitigare molti di questi problemi legati all'accessibilità, però sfortunatamente costano molto. È molto costoso fare tutto questo. Ad esempio, oggi potevamo far vedere un video, però non avevo i sottotitoli per questo titolo. Scusatemi, sottotitoli per questo video, quindi potevamo avere delle difficoltà a questo riguardo e non c'erano i finanziamenti per riuscire a fare i sottotitoli. Magari se avessi potuto darvi l'opportunità di scaricare e di installare il video sul vostro portatile, magari con la tecnologia potevate inserire direttamente i sottotitoli. Quindi abbiamo disponibilità della tecnologia per avere questi strumenti, ma il problema sono sempre i costi. E la stessa cosa è relativa all'apprendimento online, come stiamo succedendo appunto anche negli Stati Uniti, perché si vuole sempre guadagnare. Allora, una domanda qua dal tavolo dei relatori, poi dopo. Volevo fare un commento alle due risposte fatte prima, alle due domande. Diciamo, è evidente che pensare che la tecnologia entri a scuola senza che qualcosa di profondo cambi non è vero, cioè a breve, diciamo, possiamo far finta che sia così. La riflessione è: se il contenuto va online, tutta la didattica che è trasferimento di contenuto comincia ad avere meno senso. Allora, questo, pensando alla scuola e alle competenze, è più facile che nelle primarie si lavora più sulle competenze di base. Più si sale di livello, le superiori, più comincia a diventare una didattica dei contenuti. All'università è moltissimo un'attività dei contenuti. Allora, le implicazioni sono varie. Dire, è inutile andare tutti in aula per trasferire contenuti, perché questo si fa benissimo online. Interagiamo. Allora, interagire però vuol dire che ho insegnanti diversi. Secondo, all'insegnante potrebbe non piacere che il suo cambio di ruolo diventare una specie di tutor per un contenuto online magari fatto benissimo, ma non è più letteratura come la racconta lui, perché la letteratura l'ha raccontata qualcun altro e lui fa il tutor. Potrebbe non piacergli. Poi ci sono i numeri. Noi in aula universitaria siamo abituati a una situazione come questa. Se io trasferisco contenuti non è un problema, se io devo interagire con voi non riesco a farlo.
Vuol dire che all'università dovremmo avere meno insegnanti teacher e più tutor che sono, interagiscono. Alla scuola appunto c'è anche il cambio di ruolo, che alcuni insegnanti può andare bene e altri può non andare bene, per cui diciamo c'è tutta un'implicazione profonda che noi oggi non siamo in grado di prevedere, però la differenza è che negli Stati Uniti dove o in Nord America, dove le cose succedono, mentre succedono riflettono, da noi ci si pensa, poi di colpo dobbiamo magari importare un modello, dicevo prima, adesso con tutto il rispetto, però oggi dobbiamo importare i modelli da Singapore, da Sud Corea, questo è il cioè non abbiamo più, non siamo, nemmeno siamo più propositivi, ma riusciamo di dover acquistare, perché quando il mondo poi è andato in una direzione, è inutile che noi remiamo contro, dobbiamo subire e basta, per cui io credo che la scuola in Italia dovremmo molto più fare cose e cercare di stare sulla cresta dell'onda, non aspettare che l'onda sia arrivata per adeguarsi a quello che succede nel resto del mondo. Per cui le domande sono molto corrette, la riflessione di come cambiano i ruoli, e quindi come cambia la preparazione dell'insegnante, come cambia quello che l'insegnante fa, dovrebbe essere molto più attiva. In Italia quello che è deprimente è che non c'è nemmeno la discussione, non dico che non ci sia l'azione, ma diciamo dov'è la discussione? Cioè, quando si parla di scuola si parla di tutt'altro, si parla di circolari ministeriali, cioè uno parla di scuola e dice uscita la circolare del ministero, sì. Tutto rispetto, il ministero ha i suoi problemi, ma che c'entra la circolare del ministero con discutere di queste cose? E dov'è la discussione su queste cose? Io in Italia non la vedo, e credo, quando io dico che dobbiamo lavorare sulle community al di là dell'occasione di Expo, perché magari lì dentro con la scusa di Expo, grazie a Expo, magari riusciamo a parlare di qualcosa più profonde di quello che sia la normale discussione, come si applica la circolare 328/51, che è un problema ma non è quello che mi appassiona personalmente. C'era un intervento qua, poi dopo c'è. Actually, if I could jump in for a second there. There was something Apollo mentioned that I did want to comment on. If you remember, I had said that this was the nature of the type of student that tended to be successful in online classes in the United States. And I had also said that really this doesn't describe your typical adolescent learner. You know, the kids that you guys work with, that's not them. You know, that might be one or two of them in your classroom, but typically speaking, that's not the majority of them. One of the things that I think we need to do before we start thinking about, you know, implementing online learning or implementing MOOCs or even things like the flipped classroom is we need... imparare a guardare le classi. Dobbiamo preparare gli studenti, dobbiamo insegnare loro come imparare in questo nuovo tipo di ambiente. Non è che perché hanno uno smartphone e sono piuttosto abili a usarlo, allora sono anche bravi a mandare un'immagine su Instagram o a stare connessi con gli amici, ma non significa che sanno come utilizzarlo per imparare. Quindi questa è una delle cose che abbiamo bisogno di fare in preparazione, proprio prima che qualunque cosa accada in tal senso. Ora, che cosa significa essere uno studente digitale? Soltanto allora possiamo iniziare a usare i contenuti online, possiamo iniziare a fornire anche quel tipo di contenuto a studenti che hanno particolare interesse in un'area, quindi accesso ai MOOC per integrare, ma prima devono decisamente capire che cosa significa essere uno studente digitale. Paolo Rossella, insegnante di laboratorio nell'Istituto Tecnico Economico di Lodi. Ho seguito, anch'io sono qui per ritirare il diploma, e ho seguito un po' tutta la discussione. C'è anche un altro elemento su cui credo che bisogna intervenire, che sono i next generation, i ragazzi che non studiano, che abbandonano la scuola, che non hanno nessun interesse a seguire o a trovare lavoro, e in Italia è in aumento questo. C'è un altro elemento su cui discutere, secondo me, ed è quello, per esempio, della difficoltà del ragazzo italiano, dello studente italiano, ad approcciarsi a una tecnica online, proprio perché i ragazzi italiani hanno un confronto dialettico con l'insegnante, mentre in America io so che si lavora molto con le relazioni, con la consegna delle relazioni, con dei test che si fanno continui. Ecco, la mia domanda è questa. Primo elemento, è
può essere un elemento positivo il fatto di utilizzare i MOOC proprio per risollevare il livello culturale di una nazione, e per le nazioni come l'Italia c'è una ricetta per avvicinare i ragazzi a questo tipo di strumento? Grazie. Wow, those are tough questions. Bella domanda. Ora, stavo mettendo insieme dei pensieri mentre esponeva la sua domanda, non necessariamente magari su una risposta specifica, ma erano pensieri che mi correvano in testa mentre dava il preambolo alla sua domanda. Ora, una delle cose... decisamente è qualcosa di diverso dalla presentazione che faccio di solito, è decisamente qualche cosa che ha a che fare con questa generazione diversa, ok? Ed è qualcosa che ho iniziato a studiare, credo fosse il 2005 più o meno, ed è qualche cosa che effettivamente è emerso anche nelle nostre classi primarie, ma anche fino a livello universitario in qualche caso. Ora, parliamo di abilità digitali, abilità tecniche, come diceva già Matt Transkills, i cosiddetti digital native, nativi digitali, questa X generation, tutte queste cose. Beh, nessuno di tutti questi concetti è basato su una ricerca, o se lo sono, semplicemente sono basati su una ricerca molto generica. Quindi non abbiamo decisamente dei dati precisi. Abbiamo il nome certo della persona che ha creato questa definizione della nuova generazione, la generazione X, della nuova Next Generation. Certo, sai, sono le persone rappresentanti di quella generazione per cui internet è sempre stato disponibile, sicuramente non noi, ok? Però i sondaggi iniziali risalgono solo al 2006, ricordo bene l'anno, erano circa 8.000 persone, chiedo scusa, che hanno risposto a queste domande su diversi social media nell'arco di una giornata. Ora pensiamo ai giovani di questa Next Generation 8 anni fa, che magari non erano su un social network, ok? Quindi pensate anche altro caso paragonabile, facciamo una passeggiata per Milano e troviamo una persona che ha addosso una bandiera, per esempio, del Manchester United. Che cosa pensate in quel momento? Quali sono le vostre sensazioni? Beh, molto dipende ovviamente da che cosa voi pensate del Manchester United, sicuramente, o se vi interessa il calcio oppure no. Ora, quello che voglio dire è che se noi riusciamo a portare degli esempi che sono adeguati al contesto, noi avremo sempre delle risposte che sono adeguate al contesto. Ora, la domanda è sempre: quali sono le caratteristiche di questa nuova generazione? Sono tutti concentrati su determinate caratteristiche, ma c'è l'eccezione. L'eccezione è rappresentata anche da una signora che si chiama Jean Welch, che ha scritto un libro in cui scrive che questa generazione che abbiamo davanti è stata in realtà fonda le proprie radici alla metà degli anni 50, quando lei stessa era una matricola all'università, e dice che molto di quello che succede oggi risale a 50 anni fa, e il suo libro è proprio l'esito dell'analisi di questi 50 anni di ricerca. Cosa ha detto alla fine? Stiamo parlando della gioventù di oggi. La maggior parte dei valori che caratterizzano la gioventù è rimasta praticamente stabile dagli anni 50, 60, 70, 80, per poi cambiare improvvisamente negli anni 90. Ora, perché? Perché all'università negli anni 90 hanno iniziato a nascere i primi corsi digitali. Ora, quello che noi possiamo dire di questa generazione, quindi, è che sono molto più narcisisti rispetto a quelli che erano le generazioni corrispondenti precedenti. Questo non ha a che fare con il livello istruzione o la questione dell'istruzione, no. Soprattutto non con quello che è correttamente limitato alla scuola, perché la generazione viene fuori da quelli che sono i valori che apprende a casa. Ora, in realtà quello che voglio dire è che purtroppo non ho al momento una buona risposta da dare,
perché non mi posso permettere di giudicare, comunque non ho i fondamenti per giudicare qual è la vostra situazione in Italia in questa fase primaria e secondaria della scuola. Stiamo comunque parlando di una generazione molto diversa che magari non mostra quelle tendenze, quei tratti narcisisti che abbiamo visto invece molto forti, molto marcati negli Stati Uniti. Quale suggerimento però potrei dare, diciamo, nella mia posizione? Sicuramente di iniziare a pensare a un cambiamento del sistema dell'intera istruzione. Diciamo che possono essere utili un paio di approcci. Per esempio, come già rispondevo prima a Paolo, abbiamo bisogno di insegnare ai nostri studenti come imparare in un ambiente digitale. Facendolo, abbiamo anche bisogno di creare dei contenuti digitali di alto livello che siano specifici per quello che è l'argomento che voi dovete insegnare. Quindi l'accademia certo è importante per certi lati, ma anche nei diversi esempi che io vi ho portato sono utili, se, certo anche per gli italiani, ma il 99% dei casi, per esempio, è richiesta, come nella Khan University, i video con una competenza di inglese, perché i video sono in inglese, quindi l'inglese deve diventare una prima lingua, che è un problema in questo momento in Italia. Quindi il contenuto, che deve essere certo di alta qualità, ma deve anche essere legato a quelle che sono le vostre competenze, devono essere specificamente tagliate su quello che serve a voi per il vostro ambiente. Ora, in presenza di un contenuto di alta qualità, comunque noi possiamo insegnare ai nostri studenti a usare quel tipo di contenuto. Dopodiché vedremo già come inizia a cambiare. Questo ci permette di fare nelle nostre classi delle cose, delle attività che decisamente possono iniziare lentamente a cambiare quel gruppo, a cambiare di gruppo in gruppo e poi di anno in anno sempre di più. Forse le nostre esperienze o le vostre esperienze con un'attività in particolare in classe che magari avete usato per 10 anni è sempre stato un successo, ma poi a un certo punto arrivate in una classe e scoprite che questo progetto, questa attività la odiano profondamente e non riesce a funzionare. Beh, questo ha una valenza estremamente pedagogica per voi, perché l'insegnante deve imparare tutti i giorni, ha davanti delle persone specifiche, quindi quali sono le decisioni pedagogiche che io devo prendere quando insegno e faccio il mio lavoro quotidianamente. Io devo mettere i miei studenti fondamentalmente nella condizione di imparare a valutare, a fare uso del contenuto che io metto a loro disposizione. Io devo dare loro le strutture per imparare a prenderle queste decisioni. Queste sono le cose che io, diciamo, affronterei prima per iniziare ad affrontare un cambiamento, e credo che assolutamente questo sia nell'ambito del vostro controllo. Io sono assolutamente convinto che voi possiate iniziare a lavorarci qui. Certo, magari all'inizio ci sarà anche difficoltà a livello tecnico, di risorse, di tempo per fare tutto questo. Magari avrete bisogno anche di supporto da parte del governo, ma deve diventare lentamente una priorità, qualcosa su cui andare a investire in maniera massiccia. Non dimentichiamo che stiamo investendo nell'istruzione, in un cambiamento di cui dobbiamo imparare a prendere il controllo. Perché poi sappiamo che ci sono treni, aerei, e insomma dobbiamo consegnare anche i diplomi. È arrivato anche il professor Magnani, direttore del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria. La lasciamo al nostro dottor Bruschi. Sì, più che una domanda è una brevissima considerazione, molto breve, rispetto alle parole che ho sentito anche dal professor Paolini. Allora, io penso di essere l'unico seduto qua dentro che ha il, a volte discutibile, privilegio di poter entrare in una qualunque classe di una qualunque scuola italiana, vedere un insegnante all'opera e trarne delle conclusioni che, se si tratta di un ispettivo, sono conclusioni ispettive, altrimenti semplicemente mi faccio un'idea. In questi anni ho fatto una 50 di visite ispettive e ho visitato, qui il numero ce l'ho esatto, 147 commissioni di esame di Stato e 23 commissioni di esame di primo ciclo. La prima cosa che vorrei dire è che qui in Lombardia almeno abbiamo una qualità dei nostri studenti rispetto ai contenuti e alle competenze che non dico fa il baffo a parecchie nazioni tra quelle che sono state citate, ma lo dico e lo sottolineo tre volte, perché se noi guardiamo la media di preparazione
di uno studente che arriva dagli Stati Uniti e cos'è il sistema di istruzione degli Stati Uniti, a parte quelle scuole, sono pochissime scuole selezionate che preparano ai più alti livelli dell'università. Voi sapete che negli Stati Uniti il valore legale del titolo di studio non c'è. Se arrivi da determinate scuole, arrivi nelle università che contano e che ti assegnano un posto di lavoro, altrimenti prendi una laurea diffusa che ha il valore che può avere il mio quadretto di casa messo a letto. Molto, molta, molta attenzione, perché io ho sentito citare Singapore e Corea, cito anche il Gaokao cinese, l'esame di accesso all'università, che ho avuto la perversione di farmi tradurre da la proprietaria del bar sotto casa mia, che è bilingue, è sino-italiana o italo-cinese. Vi assicuro che se guardiamo quei sillabi, se guardiamo quei curricoli, se guardiamo il Gaokao, beh, dobbiamo tradurre che il sistema, non dico di insegnamento, ma il sistema bilanciato di apprendimento, di traguardi da raggiungere italiani, è un sistema che va alla pari con queste nazioni, che sono le nazioni che vanno avanti. L'India, voi guardate cosa deve imparare uno studente indiano in un segmento di istruzione alla pari di una nostra secondaria di secondo grado, e se lo guardate e se guardate cosa è l'India e cosa può diventare l'India nei prossimi anni, che è il vero grande sommerso, beh, alcuni discorsi sulla ideologia delle competenze, io non ho nulla contro le competenze che sono nell'ordinamento italiano dal 1913, non sono un'acquisizione recente, bisogna fare una certa attenzione. Parlavo prima degli esami di Stato, parlavo prima del lavoro che vedo fare in aula. Ci sono eccellenti insegnanti, ci sono insegnanti mediocri, ci sono insegnanti che dovrebbero fare decisamente un altro lavoro. Gli insegnanti eccellenti hanno di solito un equilibrio che consente loro, attraverso i contenuti, di maturare delle competenze. Ma se a me capita in un esame di maturità di finire, qualcuno che mi segue lo sa, nella classe di un docente che su blog, su riviste e quant'altro è un entusiasta sostenitore delle competenze, prendo uno dei ragazzi più bravi, lo prendo da parte, gli apro un testo di letteratura italiana di un autore che lui conosce ma un testo che lui non conosce, e gli dico: me lo commenti, e lui non è capace, ma di che competenze stiamo parlando? Allora, attenzione rispetto all'importazione secca e pedissegua di mode che vengono dall'estero, perché non è tutto oro. Perfetto. Allora, come dicevo... Actually, if I could say one thing... Se posso rispondere per un istante... Beh... Io diciamo che sono al 100% d'accordo in questo esempio, ma anche in tanti esempi online. Gli Stati Uniti non sono decisamente un esempio da seguire in generale nel sistema dell'istruzione. Il fatto che stanno facendo e sono avanti in questo sviluppo, sicuramente voi in questo momento dovete guardare quello che già è stato fatto, ma stando seduti potete anche notare quelli che sono gli errori e debolezze di questo processo, e quindi andare a correggere nel momento in cui voi andrete a implementare il sistema. Abbiamo parlato dell'abilità degli americani che si tuffano letteralmente a capofitto quando c'è un'attività che può produrre dei soldi. Beh, pensiamo allo studente che è coinvolto in questo processo. Pensiamo agli studenti con cui abbiamo a che fare, studenti che magari non hanno paura di sporcarsi le mani per sudarsi un risultato. E voi siete lì e li aiutate, è diventato un modello. Beh, il vostro potenziale sta proprio lì, nella vostra capacità di potervi aiutare. Well, I would thank again.
again Michael Barber before letting him go. E passerei invece alla parte conclusiva della cerimonia. Come sempre, la consegna dei diplomi DOL è un appuntamento un po' doppio. Salutiamo anche le persone che ci seguono da online, perché adesso termina lo streaming. Grazie. Con un bel applauso anche a loro. Allora, ovviamente noi facciamo queste consegne dei diplomi che sono momenti